Firefly, how short is life? I dreamt we had more than twenty. Ehi, voci nella mia testa, ci siete. I have seen this before, I have lived more than plenty. Non voglio dirlo ad alta voce, ma... Ce l'ho fatta. Ho aiutato Joel per la prima volta. Avreste dovuto vedere la sua faccia. Era così contento. Guarda laggiù. Ci sono due oggetti che brillano. Forse anche un locandiere come me può essere utile dopo tutto. I know pain, let them have me if I'm e ciò mi rende felice perché è colpa mia se lui è ridotto così. Ma sento che lui ha ragione. I nostri occhi insieme, anche se solo due, vedono molto più di prima. Nobile Kenneth Ti abbiamo giurato Di riprendere Sepolcride per te E oggi La locanda di Pav non serve birra Oggi, oggi, per la prima volta nella mia vita, voglio essere cliente di me stesso e servirmi un boccale di coraggio. Joel, guarda quel castello lì in fondo! Lo dobbiamo ridare a chi lo merita! Sì, hey Joel, incamminiamoci. Sento che la nostra avventura finalmente sta per cominciare. È il mio momento di darti indietro tutto ciò che mi hai sempre concesso.

piaciuto ciò che avete visto? Beh, è stato supportato da NordVPN ed è il gato. Si parte. Ma buonasera a tutti, amici videospettatori. E con la mazza di Pav in una mano e la mia nell'altra. Buonasera, maestro. Maestro. Maestro? Perdonami, stavo maestro? rispondendoti, i ragazzi mi sentivano ma non tu. Ok, colpa, Be', tu. tutto ok, nessun problema. Okay. Stavo dicendoti una cosa bella, ossia che la tua introduzione ha anticipato tutto ciò che volevo dirti oggi nella mia. Ma stai scherzando? Per niente, volevo valorizzare, <ride> raccontare ancora e sigillare quel momento bellissimo che è stato il finale della scorsa. È stato incredibile, è stato incredibile, anche perché in nome del fatto che nella mia ovviamente innaturale ed estrema forma di Blinderun in cui non ne parlo nemmeno con i miei più cari amici, non vivevo quella realtà da tantissimi anni, quindi è stato incredibile, è stato bellissimo. Per me... È stato veramente un onore <ride> è farti è scoprire qualcosa che non hai mai scoperto. E che spero che strano. risucceda perché. Io comunque, considera che uh, quella, tutta quella parte è ovviamente già montata in uno degli episodi della diretta. Che Minecraft. bello! Assolutamente sì, tutto, tutto documentato che sempre. Bello. E, e, wow, veramente! È stato che magnifico. Bello, che magnifico. Bello. È bello perché davvero. Eh, non c'è niente da fare, attraverso questo nostro format sì. uh, riviviamo delle cose che io pensavo non fossero più possibili per i tempi che corrono. No? Un Beh, po' esatto, con questa sì, sì, campana sì, sì, autoimposta certo. che ci... Eh, sì, diamo, sì. ovvero quella di non guardare niente, no? Guide, robe, spoiler, eccetera, eccetera. Giocare offline. Giocare off ok, o comunque giocare che, online col nostro capire. online. Cioè, pensaci, uh, non c'è niente di male. Il multiplayer asincrono di collaborazione. Ma ci mancherebbe. È nato proprio in nome del design dei Souls. Però avremmo avuto la costiera bianca. Cioè, però. Avremmo avuto una sequenza di testi, tutti sulla scogliera. Di. No guarda, credimi, io, 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 io sono tornato indietro di 15 anni, ma forse di più, di 17-18 anni nella mia vita quando abbiamo trovato quella roba lì. Sono tornato proprio indietro nel tempo agli amici che giocano insieme nella cameretta e... Uh, uh, ho trovato il segreto! Cioè è mi pazzi. sono sentito come quando in Pokémon trovavamo i Regi, no? Oh ma lo sai che, che, che se vai in acqua e c'è una grotta e leggi i puntini in realtà sono il braille e, e, sì. e vabbè sì ma che cazzo dici No fidati vai nella corrente E lì uguale c'è stata quell'emozione del Ok ok ci sono Allora io poi facevo schifo e morivo Allora aspettami ti prego Allora tu sì va bene non lo prendo finché non arrivi anche tu <ride> Esatto esatto E tu considera che sono uscite anche diverse storie Uh, nei commenti in cui. Me l'hai diciamo, mandati, vi ringrazio. Complicata. Sì, ma ti dirò anche un trivia che di cui non sapevo niente. Uh, okay. Quel platforming che abbiamo fatto <ride> prima della patch precedente, o meglio, il nostro attuale diciamo aggiornamento è uno 0,01, okay. però lo scorso 0,1. Aveva uh, da poco pacciato quel platforming che era buggato prima Ah cioè era intended ma buggato Era intended ma buggato Ossia era molto più difficile E probabilmente ancora di più uh, Giocatori che magari l'hanno trovata a differenza di me Che non ho mai guardato in quella direzione Hanno provato fallendo Hanno provato fallendo e hanno mollato Perché c'erano a quanto ho capito delle death box uh, sbagliate Ovunque mm, Quindi anche se facevi bene il salto in realtà morivi Esatto, e quindi magari demordevi. E invece, comunque noi l'abbiamo avuto corretto. Yes. Che figata, no, che figata. È stato il momento più incredibile. Uno dei momenti più incredibili del nostro anno e mezzo, quasi sì, ormai, insieme assolutamente. Incre in brividissimo, perché. Ma il brivido è arrivato, perché ecco, comunque in chat qui io ancora li leggo fino a che non ci salutiamo. In chat mi confermano certo. che c'erano persone che ci avevano provato e avevano desistito. E infatti, ah, okay. quando io poi ho riletto la chat alla fine dello streaming, ho letto di persone che hanno riacceso apposta la PlayStation per farlo spesi da noi. Quindi, cioè, la magia proprio non ha fine. Oh, che sogno! Però il brivido, ragazzi, io non l'ho ricevuto tanto provandoci, ok? Ma quando Mike ha boccato, nel senso che. Cioè, io ci ho, ho guardato e ho detto: Vabbè. Sbircio, mm, vabbè. Lasciamo sì. perdere. E quindi ho detto, boh, cioè, se Mike è una cosa che mi è sembrato in quel momento di trovare con una certa facilità. E quindi ho sì. detto, vabbè, Mike ci avrà provato. E anche magari tu l'avessi trovato. Effettivamente ci avresti provato e avresti fallito, Ma no? Lì la prima provato. volta, cool. capito? E quindi ho detto, vabbè, sti cazzi, vado via. E poi ho sentito, te che facevi? No, oh, no, aspetta. Aspetta, questo è level design. Io tipo. Sì, esatto. Ah, si? Sì? Ah, si sì, è level sì. design. Vabbè, allora ci provo. E intanto mentre tu stavi raggiungendo, io ci ho provato. E sono riuscito a finire sul ramo. E da lì è stato un cazzo di roller coaster no, no, no. incredibile. Io non vedo l'ora di finire questo cazzo di gioco. Perché io te lo faccio trovare due volte. L'Elden Ring. Mannaggia il cazzo. Noi ne troviamo due. Sarà... Sì. Uno in mano Guarda. mia e uno in mano tua. Sarà una cosa pazzesca e se stasera avviso, avviso già i ragazzi che siete qua meravigliosi e grazie di esserci ragazzi è stupendo, di ovviamente due cose, la prima generica e sempiterna in questa serie ragazzi, facciamolo in questo inizio visto che sono state decisioni prese anche a vita naturale durante la scorsa è dura, è un fastidio è doloroso ma sarete qui, ma non vi leggeremo, non vi leggeremo perlomeno per ora nemmeno io in questo periodo e uh, credimi ho scoperto anche avanzando ancora un po' nella mia blind run, sempre con che ancora tutti... non è finita. <ride> no. Ho appena registrato, devo montare e sarà un incubo perché è saltato tutto prima, switch HDMI, batteria della camera e È saltato tutto, io ho appena registrato il 116. E, e quanto è... sei lontano dalla fine? Non lo posso sapere, credo di essere all'80%. Credo di essere all'80%. Quindi tu fai 150 eh, solo game normale. Sì. <ride> sì. Ehm, sì. sembra Sembrerebbe di sì. E. Ehm, ok. Quindi ti Quindi... va avanti, tu fai uno al giorno. Ti va Come avanti per vedere. sei mesi praticamente. Sì. Beh, no, in realtà ho degli, ho degli episodi fissi che vanno doppi, li ho pianificati. Insomma. Il ritmo a volte aumenterà parecchio, perché quando sento che c'è stata un po' di moria, vado di doppio così chi invece è proprio preso bene non si sente. Se c'è magari un episodio troppo vuoto che non ha concluso nulla, magari dal punto di vista del gameplay, chiarissimo. Yes. Ragazzi, Però io ci tengo a ringraziarvi adesso, più, no? eh. esatto, visto, visto che esatto. dopo non vi leggiamo, stanno arrivando le sub. Eh, ecco grazie che... mille, ragazzi. So che intendevo, ragazzi, siete stupefacenti, grazie di cuore e. Ti dico, va davvero. Nostro malgrado, ma va davvero in new game giocato offline. Poi cioè, vai, ci, ma, ci connettiamo per fare delle zone in coop? Assolutamente, eh, cavolo, è una copran. Però va giocato offline, anche perché comunque abbiamo la password di community. Faremo assolutamente il new game plus insieme e lì sarà tutto online con tutti i segni, con il simbolo e la password. Avremo la community che collabora. Sarà una figata incredibile. Però fidati di me, va fatto offline. La seconda cosa è che stasera e solo stasera ragazzi la live durerà parecchio meno perché domani o meglio stanotte ho preso la sveglia all'alba per partire a un evento quindi dovremo essere obbedienti con il corpo un minimo. Sì infatti io non vi ruberò tempo per l'introduzione stavolta. Uh, intanto cosa faccio? Metto offline? Metti offline sì. Ok, e credo che comunque io devo debba entrare e uscire. Perché ora ormai è online, vedo. Praticamente e... devi mettere nelle tue impostazioni: sì, il sì. partire offline, e poi riavviare il gioco. E poi riavviare il gioco. Mandami okay. lo schermo quando vuoi. Ti mando subito lo schermo. Fa la tua introduzione serenamente. Allora. La mia sarà molto breve, stavolta non più tecnica, ma di narrazione. Scoprirai una cosa. Ok, l'hai vissuto diversamente. Allora, per me, chiaramente, come vi dicevo, uh, adesso non c'è motivo, se abbiamo poco tempo, di passare 20-30 minuti in title screen. Però ci tengo un attimo, quantomeno, a fare un riassuntino di quello che abbiamo visto alla fine. Cioè, intanto ho messo il tuo schermo. Ok? Perché ti vedo mic Perfetto. micchiare il tizio, il cavaliere pazzo. Puzzle. Sì, sì, no, è solo che mi dà fastidio resettare... Cioè, detesto avere... Non mi ha shottato. Detesto avere le grazie sulla mappa, quindi mi sto facendo uccidere per raccoglierle e andarmene. Odio avere le grazie perse sulla mappa, mi danno fastidio. È molto sexy averti sul microfono, ma mutati. <ride> In che senso? Ti ho sentito come Snake, ti sento anche dal, dal joystick. <ride> Fatto! Eh... Coda <ride> <ride> <beh>, è sempre <ride> bellissimo perché mi sembra di giocare a Metal Gear quando ti sento così. Esatto, esatto. esatto. <ride> un, un giorno nella mia vita mi farai Snake Snake dal, dal Dual Sense. Comunque, <ride> dicevo, abbiamo scoperto proprio grazie all'esploro eh, pazzo mm -hmm. che quelle bestie sono di Fara Masula. Sono le vere bestie di Fara Masula. Sì, perché... Diciamo che questa cosa io l'ho capita tipo all'episodio 90, sì. e eh, eh, io invece no. Ma perché ho fatto l'esplorino pazzo insieme a te, è e stato qui... quel pugnale. Quel pugnale ce lo rivela. Quel pugnale ti rivela che queste bestie petrificate sono le bestie di Farum Masula. Delle quali credo il boss affrontato a Sepolcride non è che una corruzione perché è molto più piccolo, è, sì. è gobbo e strano. Insomma, per quanto possa essere agile. Eh, mi sembra diverso, meno maestoso di questi esseri eh, attaccati alla, alla pietra. Del resto, un'altra bestia di Farumasula a questo punto è sicuramente il tizio nel santuario ferino. Quindi, è del tutto plausibile. Sì. E quindi mi chiedo: c'è stato un genocidio de delle bestie di Farumasula? Il draco tumulo? È un genocidio da parte dei guerrieri sanguinari? Delle bestie di Faro Masula? O al contrario, i Sanguinari sono venuti a difendere l'ultima bestia di Faro Masula? Guarda. Dopo io... che qualcos'altro, magari i draghi, visto che si parla di dragotumulo a questo punto, fatto dai draghi in quel caso, i soldati draconidi hanno raso al suolo, appunto, il regno di Faro Masula? Guarda, visto che su questo non ho risposte, in questi momenti, salvo che siano cose macroscopiche che so, vanno scoperte in un certo ordine. Di narrazione o diciamo hanno un percorso di speculazione. Qui ti darei non dico il mio 100%, però un buon 65% okay. dicendoti: Non so cosa sia successo in quel luogo. Non credo che nulla di sanguigno abbia a che fare con esso. Ossia, obiettivamente, sono pietrificati. Sono pietrificati, e gli attaccanti, questi briganti. Che ci attaccano, è vero che fanno sanguinamento, ma è un effetto dell'arma non è un effetto magico di chi segue Ah, secondo te quindi addirittura out. non sono loro seguaci del sangue No, però non ti saprei dire ho un'idea di cosa sia quella fiamma rossa che è in braccia delle loro armi, ma non credo che abbia niente a che fare mm. con il sangue inteso come potere da seguire non sappiamo cosa è successo, ho una cosa che non posso dirti nei confronti di quei, diciamo monoliti di pietra che nascondono i corpi pietrificati delle bestie. Però ti direi per ora staccati dall'idea del sangue, pensiamo piano piano ad altro mano a mano che esploriamo. Va Ma bene. Non ho Ma questo non c'è problema, cioè nel senso in realtà non è neanche così importante sapere chi lo ha fatto. Il punto è lo hanno fatto, hanno eh, distrutto questa popolazione legandola a delle pietre, quindi proprio sì. sembra veramente un'esecuzione. Strano però il fatto che anche nel santuario ferino uh, è, ci siano. È, esatto, a me questa cosa... Cioè, fuori va bene, ma perché nel santuario... Legarla nel santuario? Non è nulla, esatto, non è nulla, nulla, nulla che io abbia scoperto in alcun modo, sono molto lontano dall'avere risposta al riguardo, la cosa mi intriga certamente, all'episodio 116, però... Um, è possibile che quella pietrificazione... Ma qui la sparo proprio in maniera libera, nulla da maestro. È possibile che quella pietrificazione, quella simbologia delle creature appese alle colonne o rappresentate in quel modo, non sia incidentale o qualcosa di oscuro o cattivo successo alle creature, potrebbe essere una simbologia culturale di Faro Masula. Cioè potrebbe essere... addirittura... Modo... Eh, guarda, sono... a meno che quella creatura non sia antagonistica a Farumazola, quindi abbia creato quel tempio in nome di blasfemia e bestemmia nei confronti del No, non credo, punti, questo non spazio, credo nemmeno io. Allora, quelle creature, per quanto macabre, non sono messe lì a modo di monito, le facciamo a pezzi, bensì è un loro modo di comunicare se stesse. Potrebbe uh, essere Pensa, pensa alla religione cristiana, che ha comunque un crocifisso come simbolo, capisci cosa voglio dire? È macabro, però ha un significato forte. E in quel caso, quelle creature potrebbero raccontare un'altra storia che non conosciamo ancora. Però è anche vero che se tu vuoi, eh, come dire, schernire un pubblico, e un pubblico, perdonami, un popolo, se vuoi schernire un popolo e umiliarlo, vai a appenderli proprio nel loro santuario. Quindi... Lusche, appunto, ho no. pensato che magari la bestia sia non proprio... Pro Asula, però chissà O magari è l'ultimo sopravvissuto eh, eh, why not? Why not? D'altronde eh, Ti ricordo una cosa che in realtà Io mm, non vedevo il porto, leggesti, la rileggerai Più esplicita in altri luoghi, ma sono Rimasto sconvolto da quanto presto ti possa trovare Quella descrizione è molto figo Ricordati Quelle creature hanno avuto in dono l'intelligenza Non vi sono nate Hai ragione, lo diceva il pugnale? Esatto hanno ricevuto in dono l'intelligenza, è vero, è vero? Sì. Secondo Prova te hanno tosse. ricevuto l'intelligenza in dono in quanto prima mezzi umani, mezzi lupi stupidi, nel senso istintivi, o hanno ricevuto l'intelligenza perché i lupi sono stati fusi agli uomini e quindi l'intelligenza degli uomini li ha permeati? Non so se hai capito la differenza. Cosa intendi con con la seconda? Parli di ibridazione? Esatto, cioè sono okay. uomini e lupi che fondendosi insieme <ride> creano un lupo che può ragionare, intelligente oppure no cioè eh, allora, erano dei questo? licantropi istintivi e poi sono diventati licantropi intelligenti Allora, io credo che la, tua, la risposta a questa domanda, quella che posso darti, perché io ho una descrizione in più arrivato, Ah ok, ok, ok in Questo starò più da cattedra ma... Quello che posso dirti a riguardo è che sai sicuramente già in te, è che qualunque di questa, di questa sia la risposta, è tremendamente indietro nel tempo. <ride> Stiamo avendo a che fare Sono con un popolo. Per creare un popolo dopo che ha ricevuto l'intelligenza, servono. a dir poco. a dir poco secoli. vero e non solo. Servono secoli, serve anche quel potere del crogiolo secondo me che ormai è perduto per sempre. <ride> eh, mi sembra proprio che con il crogiolo si possano fare tante cose, dare a delle forme di vita, appunto dettagli di altre, eh, eh, eh. creare almeno inizialmente delle fusioni, delle chimere XD piuttosto sensate e funzionali, finché a un certo punto come l'ambra il potere si è consumato. Secondo me la progenie in parte quella deforme di Morn non è che testimonianza della fine di questo, di questo potere, no? Non, non si riesce più a creare forme di vita intrecciate. Quindi sono quelle merde, eh, semplicemente rabbiose per essere venute al mondo in quel modo, forse soffrendo, addirittura. Hm. Allora, mandami il tuo schermo. Ti mando tutto quello e... che vuoi, ti dico due cose. La prima è che voi in mente di farti una breve introduzione tecnica che tu eh, mi adesso anticipato entro. in privato. Ti ho anticipato in privato? Cioè, sì, in pre-show, prima di cominciare la diretta, tu mi hai detto una cosa che mi ha fatto capire che non era necessario fare una certa introduzione. Quello che volevo dirti era che in, questa, in Dark Souls 2, uh, lo uso come esempio perché è stato il più esplicito di tutti, Dark Souls 3, paradossalmente, in nome del fatto che è più lineare, ha avuto meno, al di là della questline uh, pazzoide che ha, uh, delle questlines, in Dark Souls 2 io ti ho ENORMEMENTE guidato alla blind run. Sì. In Dark Souls 2 io sono stato costantemente al tuo fianco, costantemente a dirti cosa, quando, come, perché, Devo in quanto senza New Game Plus uh, era bello che tu non perdessi nulla, ed è stata secondo me fighissima così. In Elden Ring non sarà così. In Elden Ring, io voglio, esigo, che tu, proprio in nome di quello che è il design del mondo, sia sempre, completamente libero. Certo. Salvo il timore pre-fine blind di Pav, che però potrebbe non succedere mai. Lascia che ti dica, se continua così, non succederà mai. Ma non e... mi sento guidato per ora, cioè nel senso no, mi hai lasciato sempre però, molto libero. Eh, però ti, ti rafforzo il fatto che sarà così. Non ti guiderò, ma eh, per questo ti avrei fatto un'introduzione sul farti decidere liberamente se eh, andare a Sepolcride Nord o esplorare le prime zone di Stormvale ma come tra l'altro ti avrei consigliato ma appunto sempre in mano tua tu prima mi hai detto dai che stasera si finisce Sepolcre del Nord quindi no 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 certo io volevo se finire Sepolcre del Nord <ride> e allora siamo perfettamente pronti e eh. mio dio i paesaggi dell'interregno allora il tuo schermo è arrivato no no non ancora io, io sono morto, ma per fare una cosa. Io te l'ho dato il mio schermo, ma non mi ha detto. Signor Mario Sony mi ha detto vaffanculo. Ah, va bene. Lo, lo apprezziamo e lo ringraziamo. Ragazzi, non ho più e... la chat, eh. Se mi state scrivendo, non vi okay. leggo purtroppo. Ragazzi, sarete sempre presenti in live. Eh, dammi un secondo. Uh -huh. Così per il meme, per il meme. Tanto non ho anime. Cosa stai cercando di fare? No. Niente. Nulla? Niente. 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 Ti giuro nulla. Allo, allo, allora. Mentre fai la preparazione al mandarmi lo schermo, ti faccio l'introduzione in narrativa, va? Eh? Sì, sì, narrami tutto quello <ride> che vuoi. N nel mentre. Uh, sto scoprendo quanto Elden Ring sia un mistro tra, tra Beautiful e Game of Thrones Nell'antico nel, nell regno, credetemi, non hai idea, è incredibile, okay. non ho mai pensato che sarebbe stato così affascinante scoprire genealogie e rapporti Io pensavo che sarebbe stato stucchevole e invece è reso e in... poi ne parliamo uh, Ci divertiremo, ti divertirai e io mi divertirò E Allora cioè diciamo che è una sfida io sono ancora alla prima run quindi è un continuo per questo mi piace dire i nomi te li ricordo sempre è giusto per perché è così li memorizzo un... bravissimo ma li memorizzo anche io è un allenamento ora piccolo evento narrativo um... ti ricordi per caso provaci perché questo non è un esame da, da professore ok ti ricordi per caso se il soldato di nome D che ti è apparso alla Tavola rotonda è apparso. Di Allos? Prima... Ah no, di, di, ok, quello con la doppia maschera. Esatto. Sì, non ti preoccupare, l'hai appena conosciuto. Il soldato dorato, il Low Track 2.0. Lo ricordo, me lo ricordo, sì, sì. È apparso dopo che hai usato il teletrasporto verso quella zona est a nord est? Ti ricordi per caso se. È... L'hai conosciuto dopo. Perché so mi devo ricordare perché sono tornato. Aspetta un attimo. Allora... ma allora. era, era un era un se. Era dopo, no? O prima? Eh, me lo sto chiedendo, cioè, anch'io sto cercando di ricordare, non mi ricordo perché mi ero trasportato teletrasportato alla Roundtable Hold. Old. Mi ero trasportato lì perché stavo cercando. Stavo cercando un NPC per fare qualcosa. Probabilmente sì. Però guarda, ti spiego il perché. Non è importante, è una mia curiosità che un giorno avremo sicuramente risolta. Il fatto è: eh, non me lo che ricordo. per fortuna, visto che posso parlartene. Io ho incontrato D. Di nuovo fuori. Bravo. Prima. prima. Ah, prima. Ok. Io ho conosciuto D a Sepolcride. Ah, si sì? puoi incontrarlo a Sepolcride? Sì. Ok. L'ho incontrato a Sepolcride, è stato il primo NPC shock per me. Questo perché lo trovi in un piccolo cimitero di Sepolcride Nord, incredibilmente sparso nella mappa. Una cosa che... Non ti saresti mai aspettato in un Souls, men che mai in un Open World. Un NPC importante che si presenta e lo senti parlare da solo in un, in un cimitero aperto nella mappa. Te lo racconto perché abbiamo quindi, tra virgolette, comunque tutto si riprende, perso i suoi primi dialoghi. Lui si è presentato a te alla tavola rotonda. Ah, quindi... ok, non posso più recupera recuperarli quelli. Eh, no, non credo proprio. Non lo so. Credo di no, però. E quindi te li voglio raccontare. Non citare non serve, ma te li racconto Ok, Perché okay grazie. Questo lui, è importante. In, eh, guarda, in, fi in, fi in figura di senza luce che gli parla, si comincia a presentare come un evidente seguace dell'ordine aureo. L tu sì. lo conosci come qualcuno che sta con rispetto. Ma in teoria, è un senza luce, tra l'altro, se è lì. Non esatto. può non essere. Immaginati rispettoso sdegno. Rispettoso, okay. degno, maledicendo e portando al riposo i non morti di quel cimitero. Sai che l'ordine aureo è piuttosto rigido a riguardo. Sì, e certo. lui era lì per espiare e purgare i non morti, i colori quali vivono nella vita. Quindi, morte. tipo il persecutore. Esatto. E ti introduce al fatto che. E... Infatti, ce l'aveva con dei marinai. Eh, sì, esatto, esatto. Attento ai non morti specialmente se in compagnia di un marinaio qualunque cosa questo marinaio significhi sì. e ti dice che potresti se anche tu cacci i non morti trovare un buon capo un buon rapporto in nome della ricerca di oggetti che eh, mi auguro citi per la prima volta ma non è uno spoiler se non lo fai io, io sono in blind quindi non mi vado a rivedere troppe cose ma ti dico lui ti cita il fatto che sta cercando per quella creatura radici mortali. Non ti dice cosa sono. Radici mortali? Sono... Radici mortali. Ma è un dialogo che non hai sentito. Eh? Okay. Mi, pare che le ci... Mi pare che le citaste la prima volta. Ma insomma, se anche non lo facesse, non ti sto anticipando nulla che non sia un mistero. E ti dice: Sai, il mio. colui per il quale faccio questo. si trova. Bla bla bla. C'è un portale, te lo segno sulla mappa. Merda. E ti avrebbe segnato. questo. Sulla mappa, esatto. Quello che tu hai trovato autonomamente. Per questo, te la per questo ti ho fatto la domanda, perché magari si è spostato quando hai trovato autonomamente. Eh, autonom sicuramente autonom allora è così. E, e a quel punto, quindi scopri che D lavora per la belva. Ok, sì. Quella belva è legata in qualche modo a questi oggetti. Merda. E però tu, cioè adesso posso comunque andare avanti con la quest ah, anche se. Prossima, ok, se... cioè non è che siccome ho perso il primo step no, allora. No, semplicemente quello che accade è che di roleplay non ti ci ha mandato lui. Certo, di roleplay l'ho trovato io autonomamente. Esatto. Eh. E guarda, smetto di fare il coglione qui e arrivo. Ho fatto. Ah, adesso ho dal tuo schermo, quindi posso vedere le tue cazzate come faccio, poi tu guardi le mie. <ride> quando No facciamo... oh, no, queste! No, no questo... E queste. <ride> Questa è proprio una Guarda. cazzata. Guarda, vuoi. Oh, sono curioso di una cosa. Sono curioso di una cosa. Quando ti fermi una grazia, Guarda, la facciamo okay, insieme, okay. facciamo okay, una prova okay. scena. Sono... Facciamo... Ah, di nuovo qui? Sì, ma non per sconfiggerlo. Voglio fare un test parametrico e poi esploriamo l'iniziale. Se Polcride è nord. Ma eh, voglio fare una prova con te. Ok, facciamola. Sono pronto. E se poi ti spiego il perché la voglio fare, sarebbe uno spoiler della blind. Una... Allora, vediamo un po'. Siediti al. Uh, alla grazia. Ok, sì, subito. Prendi un'arma da taglio. Sì. Uh, allora. Una qualunque arma da taglio se ne hai potenziata meglio. Forse lascia lo può fare, non credo proprio. Guarda, devi provare un'arma con la quale inserire la... Eh, infatti lascia non lo può fare. La weapon art del sangue. Ok. Bravischio. Allora, vediamo un attimo che cosa la può fare. Qualunque spada, qualunque falchion, qualunque lama che non sia pesante. La, 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 ok, quindi la spada di spade non può, immagino. No, perché quella ha un'abilità unica. Infatti non appare neanche giustamente. Allora, e il pugnale, scusami, il pugnale quello che abbiamo preso qui? No, perché anche quella è sì. no, anche ah, quella no, è un'arma una speciale. Sì. Sì, 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 Va bene, okay, okay. questa. Uh, facciamo un test un secondo, non sì. per applicargli sanguinamento, per vedere la weapon art. Quanto danno fa? Sì, fammi vedere. Vediamo un secondo insieme quanto danno fa. D'accordo, d'accordo, ci sto aspetta un attimo che me la uh, me la equippo. Eccola qua. Spadone del Vassallo Sanguinario, basta L2 aree, giusto? Sì, lo. Devo preoccupare, eh, gli faccio piuttosto male. Gli Contando che spingale. non è, cioè, gli faccio male quanto gli fa male l'altra potenziata più sì. mille. Ne riparleremo allora. Non... <ride> ok, non quindi ti... ho sbagliato a fare Strength Build, era l'unico gioco in cui fare Dex. Smettila, no, <ride> Sme smettila. Anzi, ti dico una cosa. Quello che hai appena fatto adesso, lo potrei fare anche Strength. Ah, ok, ok, godo Non hai mai. Nessuno ha mai visto. Dai tempi di Dark Souls 2, ma con questo setup e questa struttura, e ancora più di Dark Souls 2: libertà di build. Tu non hai idea. A Stormvale avrai un assaggio. Dopo Stormvale capirai che non c'è limite. Questo mi fa Ma ne ripareremo sto godere. Mi tu fa non hai idea. Pisellino quanto. Duro. Veramente quanto. Bene, allora. ragazzi. E si sale, si fa la scalata, quella che avrei voluto fare nella scorsa live, ma poi. Portal happened. <ride> Quindi possiamo scalare, immagino, qui. Sì, 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 penso di sì. Penso che si possa serenamente fare. In groppa al mio pazzo spirito. Ah no, però forse no. Aspetta, è weirdir. Weirdir tutta la vita. No, niente, non è Weirdir. No, no, non lo è. Uh, fatemi vedere se però c'è un'altura qua. Probabilmente sì, comunque no. A parte sicuramente perché la vedo davanti a me però. Eccola qua. Da qua si sale, qui c'è il percorso. Ah, ma c'è addirittura Franco Bold. Oh, ma qui c'è una cenere di palle. Eh sì, è. Eh? La massacra. Eh, stai attento. Ma infatti non le prenderò mai le correnti ascensionali se non... Stretto cenere di guerra che fornisce all'armamento l'affinità sacralità. Buona contro. magari quando arriveremo alle catacombe. Questa qui è ottima. Bravo, eeeh, eh, mi hai insegnato bene. <ride> lama sacra. L'armamento può sferrare attacchi sacri e proiettare una lama dorata. L'armamento conserva il potere sacro per un periodo. Usabile su tutti gli armamenti da mischia, tranne fruste, pugni e artigli. D'accordo, gasopoli. Ehi, ehi, lupo. Ehi, lupo. <ride> ehi, lupo. Ciao, Dove ti sei messo a esplorare? E eh guarda, sto salendo piano piano da qua. Vedi? Ah, ok, dalla terza chiesa di Marica. Eh, okay. sì, devo fare tutto quanto il salino. Quindi, Is. lo fai dalla zona est, perfetto. Eh, sì devo fare il sali, scendi, scendi, sali, capisci? Lo facciamo insieme? C'è cioè una in tecnica. Continuo. Io ho tolto tutto, eh, non vedo neanche più adesso i segni. No, è molto 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 giusto, credimi. No, no, ma va benissimo. Io figurati, sono gasato. Che bello giocare insieme. Andiamo. Mamma mia. Lo sgu! È morto il luepo. Il luepo. Ok, ho trovato dei bolli neutralizzanti. Ottimi per quando prendo la lebra, cioè in ogni puntata. No, no, Gianni. Vabbè. Ragazzi. Lo voglio fa così. Eh, sì. Stavo dicendo Roderick. Goldrick. Lo voglio fa così. Ma è ancora vivo? Ok. Stiamo attenti che qui dietro l'angolo il Miaz fa il coglioncello. Ce lo mette il portale adesso. Col cazzo che non guardo tutti gli angoli del gioco da questo momento in poi. Eh, tu pensa quando ho scoperto che tra le frasche di un piccolo eh... fiume c'è... Cioè... No, ti devasta, è finita. Cioè, noi esploreremo adesso... Cioè, io esplorerò almeno perché tu l'hai già fatto. Tutto no, il resto no, del gioco lo... con... Saremo insieme, ecco. sì sì. <ride> e tu pensa se fa questo negli... nell'open world e cosa fa nei legacy? Moio. No, guarda... Boh, ah c'è un Gianfrancone, eh? non so se lo vedi. <ride> allora, mi sono riletto la chat e, ehm, dello scorso episodio, sì. e intanto me la sbirciavo. E hanno detto che il Moito, contrariamente a quanto dicevo nella scorsa puntata, non è un pestato. Quindi, eh, dobbiamo trovare un pestato che possa effettivamente rappresentare questa mossa di sblombo. Allora erano forti un tempo. Molto. Uno schifo. Quindi adesso mi guardo un attimo la chat. Adesso, Insomma. ecco, adesso vi sto guardando. E vediamo un po'. Capirosca. La capirosca... La capirosca, siamo, siamo sicuri? Aspetta un secondo. Io non sto guardando la, la chat, ma ragazzi me l'avete... Cos'è successo? L'avete mai vista questa cosa nella vostra partita? Il gigante? Sì, ma mi ha fatto un attacco che non anche ho mai visto. Anche a me l'ha fatto un attacco nuovo, sì, sì. È eh, tipo le bracciate, ma... le spazzate da Donkey no, no. Kong. Ha mi, mi ha rotolato in faccia. Sì, sì, l'ha fatto un... anche a me. L'ha fatto anche a me. Mai visto? Sì, in sì, tutta sì. la mia run. Forse l'hanno aggiunto come attacco nuovo? No, è che magari questa è, è in discesa e quindi... Boh. Ok, okay. Mi, mi piace ragazzi Moscow Mule perché dovrebbe essere pescato e pestato il Moscow e allora facciamo il mulo di sblumbo, mi piace. <ride> I tortesiani tutti fighi avevano le pantere, noi abbiamo il mulo di sblumbo. Allora. Dove stai, stai andando a fammi vedere la mappa? Eh uh, a uh, uh, uh. in Via delle Godurie 37. Ok, però Dimmi. Guarda quella spada, fermati. Si, lo vedo, è rossa, è, nel, è a Rossopoli. Dimmi, guarda la mia mappa. Vedi questa zona dove sei dove hai salito, no? Sì, l'hai esplorata. Quindi, no. Stai andando su no, non l'ho esplorata. Guarda, manca questo. Ok, quindi stai, ok, vai lì. Ok, okay quindi vai alla chiesa e poi vai giù. Perfetto. perfetto allora, per avere un'idea, io ho fatto questo. Per avere un'idea, lo vedi il mio schermo? Sì, sì, sì. sì. Ho fatto questo e questo. Così. Ah, perfetto. perfetto Manca okay. questo. Esatto. E, e questo molto, qui che è una roba strana. È molto importante tenere a mente queste cose perché ti assicuro, è un allenamento che faccio io spesso. Specialmente nei Legacy. Eh, è certo. facilissimo dire, Aspetta, dov'è che non sono? Oh no. <ride> okay. eh, però adesso io voglio leggere. Lo so, Dov'è la Benvenuto spada? Benvenuto nella blind di un Elden Ring. Dov'è la spada grossa? Non c'è? C'è, c'è, ah, è lì. E non si può leggere? Ah, no, ecco. Ah, re Godfrey. Giunto al termine della sua campagna. Anzi, senza... C'è un punto, anche se non c'è. Re Godfrey, giunto al termine della sua campagna. Le sue truppe dorate non hanno conosciuto sconfitta. Eppure ha trovato la grazia perduta. L'acera è spenta. Beh, ma questo gliel'ha fatto... Eh, Marika in teoria mi sa di sì, esatto cioè Red Godfrey quindi fammi capire Red mm -hmm. Godfrey arriva alla fine della sua campagna quando mette in ginocchio l'intero interregno e diviene Elden, Ring, Elden Lord Elden Lord, sì e poi Marika gli fa la sorpresona e gli dice mi dispiace, vi tolgo la grazia vi tolgo tutto è che... ma è per il vostro bene, oui. andate via combattete esatto. una battaglia che perderete, o meglio, lei dice vincerete o perirete, periscono però poi tornerete qui e quindi, In giapponese dice andate a combattere eh, e poi morite, nel senso quindi più generico, non andate a perdere, ma cercate battaglia fino alla morte. Tra l'altro c'è un altro dettaglio: nella, nel castello di Morn, lo avevamo e? visto definito lord, quindi qui era già diventato re esatto. al termine della sua campagna, lui è diventato re. Altronde cos'è che diceva? Marika, mio signore. Solgo sì, sì, sì. la caccia. E eh. quindi era già re, ma infatti torna. Lui prima diventa re e Elden Lord. E poi Marika gli sì. toglie tutto. Non abbiamo ancora ben capito perché. Allora, in teoria, l'intercapedine che volevo fare. A questo punto la faccio adesso. È qui. Oh, Cristo! Non ti preoccupare. Ah, no, minchia! Ma sarei morto per uno sputo. Considera che il. Um... In questo non è, non è caotico come Demon Souls. Ma è molto preciso. Dopo una certa altezza c'è l'instadeath. Basta un centimetro per avere un terzo di vita tolto. Eh certo. è, è brutale. È brutale. Ok, ok. Cavalca, cavalca verso. Allora risalgo di nuovo. Chissà come ti senti. Perché io qua devo pensare anche a come mi sentivo io. È bello, interessante parlarne. Quando stai andando verso questa chiesa davanti a queste spade. E lì a un passo hai una intera nuova mappa. Eh, ti senti borsa, eh, con sì. un coito interrotto, ma qui fino a un certo punto perché ho visto cosa si c'era dentro questa mappa. Roba veramente <ride> al di là <ride> del mio potere e stavolta ha senso anche a livello di lore, perché mi hanno fatto capire in tutti i modi che lì c'era Dan. E Radan ti spiegano Bravo. essere uno dei il due contendenti forte. per il no. nuovo... Uh, Elden Ring, quindi tu che sei uno stronzo sì. di merda che non hai neanche battuto Godric, che è quello che se n'è scappato, è come meglio? pensi di entrare lì no, dentro? Aspetta, 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 um... Radan e Malenia, appunto, no? oh, sì. questi due incredibili guerrieri sono demigod, sono semidei corretto? i quali hanno evidentemente un frammento grande dell'anello, ma non sono, i non sono senza luce. No, no, infatti non, non ho detto sono che sono senza luce. Un contender per l'Elden Ring. Beh, perché meglio, secondo te un, un, un semidio non può uh, riunire l'Elden no, Ring? Assolutamente sì, però la disgregazione è già successa. Diciamo. No, 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 certamente. Assolutamente, assolutamente. Lo sono stati, mettiamola così. Lo sì, sono, sì, sì, sì. Perfetto, sì. sì, sì. perfetto. Io credo Perfect. che, come ti dicevo. Ok, aspetta un attimo, c'è un gauntlet strano, <ride> con un sacco di lupi. Non voglio crepare. Dicevo, io credo che assolutamente un semidio possa rimettere insieme l'Elden Ring, altrimenti il piano di Godric eh. non avrebbe senso. Il loro newfound power li ha resi avidi. Eh sì. Anche perché in realtà se sono semidei sono semi senza luce, se ci pensi. No. <ride> Se sono figli di Godfrey un po' di senza luce eh, dentro ce l'hanno. Esatto, esatto. Bravissimo. Scendi, scendi. Ora se non scendi ti faccio vedere che ti succede. Ecco, bravo. Dai, facciamo questa luce. Godiamocela. Mulo di Sblumbo. Madonna, quanto è forte il mulo di Sblumbo, ragazzi. Zero risk. Full godo. E adesso? E adesso radannico amico? Che pensi di fare? Ok, però non c'era niente qui. Non mi resta quindi che ah, esplorare... Quindi... esplorando... Perfetto, bravo, è un'ottima idea. Non mi resta che esplorare quell'altra parte, questo l'ho visto tutto in teoria. Non so se manca, magari qua forse. Potrebbe esserci un ingressino pazzo. Mi piace come ragione non smettere di farlo continua così. Eh aspetta Petrai. però, ne, ne, ne verrai ripagato. Visto che di sotto c'erano delle tombe, a una certa. Sì, non sei stato là, è vero. Ma se vuoi puoi completare qua sopra e puoi scendere, cioè, stai attento allo zigzag troppo violento perché rischi certo. poi di pentirti? Te lo dico per esperienza. È sopra o sotto? Mi sa che sono sotto adesso. Eh sì, è. Eh. In realtà è sopra Tombopoli. Certo. SS. Beh qui da dove sono venuto Quindi in teoria Nulla da segnalare Poi Abbiamo fatto l'intercapedine pazza Qua abbiamo fatto fare un Masula 2 Diciamo che così conviene purtroppo eh, Sarebbe bellissimo stare insieme ma senza um, Torrent è un pasticcio No no infatti infatti eh, però qui ci siamo, eh. Qui abbiamo esplorato okay, tutto. Devo esatto, solo... perfetto. Allora adesso lo posso usare punto. in realtà. Il, uh, il. turbinino. Perché mi porterebbe in teoria dritto. Mi dovrebbe portare dritto verso. Verso le tombe. Vediamo un po'. Ora siamo. No. Che cazzo sono queste tombe? Beh, ti ha fatto salire sul piano successivo. Eh sì, ma sono ancora al piano successivo le tombe? A qui ci sono le, le rune, quindi sì. Siamo più o meno qua. Eccole lì, eccole lì le tombe. Quindi le raggiungo unicamente... Eh, sono stronzette. Qui secondo me c'è qualche segretino, qualcosa, perché... Non è semplice da raggiungere tombopoli. E infatti potresti... Se da qua, buttandomi da questa roccia Che è un po' più bassa. Ah, ecco qui, ecco qui, trovato. Faccio così. Faccio così. E trovo Gideon. Gideon. <ride> che rovista nelle tombe! Eccolo qua. Eccoci a tombopoli. Ok, adesso si fa un po' il tombraide. Lo fa il tombraide. Ecco qua, quello voglio fare. Ok, rune rune rune. Runa. Ah giusto, devo, devo, devo dirlo ai ragazzi. Dimmi tutto. Prima di cominciare questa diretta, quello che volevo dirti nell'introduzione, non ho resistito, te l'ho accennato mentre preparavamo. Sì. Stasera a Sepolcri del Nord avrai un momento in cui ti mancherà il fiato. E io non riesco a capire perché in realtà non mi aspetto Lo so. molto, ma non Lo perché, so. Cioè, abbiamo trovato così tanto che... Esatto, ma non... Sono... Guarda. Ah, aspetta, c'è la cromopoli qua. Io ci scommetterei qualunque cosa che ti mancherà il respiro. Sono sicuro. Mamma mia. Sicuro. Io credo di aver finito qua. Mi chiedo semplicemente se questa zona sia raggiungibile solamente facendo il platforming pazzo. Probabilmente. Oddio. Sì, sì guarda, perché. Guarda che c'è qui, vedi? Eh, esatto. C'è ti manca, ti manca ancora l'ultima parte. Di questo. Di questa sequenza di scalini naturali. Che è quella più alta. Questa qui. Quella più alta, questa esatto. qui, quest, quest, io esatto. ho fatto questo, guarda. Quindi mi no, manca ora ti, ti sto seguendo. Esatto, mi manca esatto. questo internello qui. Che, però, facciamo quando andiamo avanti, e ora potrei provare ad andare qua prima. Per fare tutta questa parte inferiore. Quindi poi Vuoi fare il, platform, il, torrent, il, il torrent forming? Esatto. Ci sta, ci sta, ci sta. <ride> Il torrent forming ha bisogno di una certa expertise. Che arriverà col tempo. Non preoccuparti. È abbastanza. Un è un percorso: è un percorso. Eh, io l'ho fatto. Ci sono passato. Ci sono passato dopo tante spiaccicature. I only want to say if there is a way. A chi mi coglie la citazione? <ride> questa, questa è una citazione musicale d'alto livello, ma eh, non leggendovi, lo vedrò tra 24 ore. Allora uh, di nuovo, torrent forming. Ok, expectation try for free seems like 30%. Could you ask as much as any other? Basta. <ride> ai, ti osservo del mentre. Allora, no, io voglio prima fare sto cazzo di platforming. Se no, mi sento male, ok? Quindi... Ah, aspetta, ah, però posso rendermelo un po' più semplice. Cioè perché ah, devo. Ah, molto di più! Che devo più. rischiare la vita mon, un coglione, eh. Facciamo così. Uh, però qui si. Viste quello che come ti fa il boss per rionde, no? Certo. No, no, gente, cioè, certo. No, 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 sono un cazzorre! Che morte orribile. Ah, grandissimi moderatori mi fanno apparire messaggi nello stream per farmeli leggere. Bravi, era una citazione a Jesus Christ Superstar. Esattamente. Bravi mod, ottima idea. Praticamente Bellissimo. se c'è un messaggio importantissimo me lo segnalate voi anche se non vedo la chat. Fantastico, fantastico, incredibile. Adesso Sidonia, siccome Sabaku deve andare a dormire, ce la facciamo a superare questo punto? Cioè, non è difficile. Non, non, non è complesso. È, anzi, è abbastanza accessibile come situazione. Cioè devi saltare da una parte e dall'altra. E niente. Patto. Stupido torrent. Spirito ancestrale, spirito ancestrale. Poi fai questi salti di merda. Allora. Devo salire su. Eh. Ok, ok, ok. Tanto ora ho perso anche le anime, mannaggia il cazzo. Vabbè, va. Ma... Un classico. Ah, aspetta, sono arrivato senza volere in quell'altro punto. Ah, va bene, diamo un'occhiata. Tanto è eh, spazio naturale. E, con e conviene guardarlo sempre. Oh, c'è una grotta. Boh. Eh, vabbè, fanculo allora al, eh, ai saltini. Eccoci. It's dungeon time. Grottopoli. Andiamo piano però. Ehi Joel! Secondo me vendono la marijuana qui. Cioè lo so poco notato di sepolcrite. Ci sono gli spaccini. Sì, almeno il 3% di THC qua dentro. Tu tu lo guardi, um, Demon Slayer? No. Neanche io. Però so che c'è il protagonista che annusa molto bene le cose. E, ah. e allora ho, ho appena deciso che Pava ha lo stesso potere. <ride> Galleria di Gael, perfetto. Galleria di Gael? Eh sì, è apparso schermo. Sì, ma qui il Gael. No, è impossibile. No. Così come Irina non è quella Irina e il Castel Morn non eh, è il Castello di Morn. Giusto. Però eh, diciamo che l'area di Sepolcride è abbastanza citazionistica con i nomi. Ma solo con i nomi ovviamente. Come non si apre da questo lato? E eh, dove vado? Ai ai ai. È tutto finito? Ma io sono venuto da qui. Non si apre da questo lato. Eh. Significa... Che si apre dall'altro lato. Esatto, Elden Ring vuole come area iniziale introdurti a qualcosa di nuovo. Cioè l'entrata del dungeon giusta. A quanto pare questa è un'uscita. Eh. A quanto pare questa è un'uscita. Però vabbè, ragioniamo, ragioniamo mappificamente, ok? Fammi uscire da qui. Vediamo un po', apriamo la mappa. Infatti, infatti è la cosa che stavo per fare. Allora, se qui c'è un'entrata, cioè se qui c'è un'uscita. Però ah, guarda. Ah, guarda, è la galleria di Gael, eccola qua. Ah. Esatto. Ah. Questo è il buon Miads esatto. La galleria di Gael è qui. Ed è quella che avevamo visto a Schifopoli a Kylid, giusto? Si chiama, <ride> <ride> e quindi nulla. Eh, dobbiamo poi farla per il verso giusto. Peccato, io pensavo avremmo fatto un dungeon pazzo. Però va bene. E un po' il tempo. Ne avremo, ne avremo. Ah, sì, sì, ne sono sicuro. Ok, adesso. Il platformello. Devo prendere le altre tombe. Probabilmente c'è nulla, però, sai te. Allora. Ah ok stai scendendo. Sì, dove sì. sì eh, devo okay, andare, okay. guarda, lo sì. vedi? Di nuovo voglio fare quella roba, però forse c'è un modo safe per farla senza complicarsi mm. la vita, mm. vediamo un attimo. Perché io a me piace complicarmi la vita, ma mi piace anche farlo in cose in cui sono bravo, ma <ride> sul platforming non mi sento così bravo. Capisci qual è il problema? E quindi tutta la mia unchadness... Arriverà, arriverà la skill del platforming. Allora, secondo me qui crepo, ma tipo mille volte. Però Bada bene, Gianfrancone. Puoi craftarti le pietre arcobaleno, eh? Assolutamente Ricordati. sì, ma ho un piano. Ok. Ma cioè, è casino che sto facendo per andare là sotto. Però, eh, eh, I giochi sono fight. Eh no, non mi interessa. Eh, Gianni Franco. Nulla. Adesso ho vinto io. Perché adesso. Sono qua sotto, vero le tombe. No, come, aspetta. Sono ancora più sotto allora. Eccole lì. Easy. Ma proprio easy, ragazzi. Ma proprio di unisezza che non ha fine. Ecco qua. Perfetto. Adesso esploriamo bene tutto il, il punto finale di questa così. Oio, aspetta, qui c'è altra roba ancora, ma non credo ci siano entrate. Comunque lo vedremo tra poco. Ma no, perché quella era la, è la parte bassa che ho già visto. In teoria non c'è un cazzo. Qua però facciamo muro muro perché le catacombe sono sempre dietro l'angolo. Catacombina? Ah, ci sono anche le tombe. Questo chi è? Ah, è uno morto. Ah, però è un oggetto viola, aspetta. Ora, non mi dica eh. che è pappa di Franco, perché già è successo tre volte che un oggetto viola fosse il niente. Ah, ma devo saltare su? Sì. Attenzione! Ricettario di Favor, nuovo personaggio. Non so chi sia Favor. Chi è Favor? Li ah, l'icona è quindi un uh, affiliato di Santatrina, vero? Bravo, bravo, bravo. Icone del, del Giglio. Esatto. Appunti sulle tecniche di creazione Stilati da un uomo talmente. Ecco appunto, affascinato da Santatrina da continuare a cercarla durante il sonno. Illustrano come creare Vaso del Sonno. Beh, lui quindi era un seguace di Santatrina. Beh, figata. Prendiamo le rune. Ma niente, nessuna entrata bislacca. Cioè... No, però hai trovato un oggetto speciale. Ma, ma io voglio essere di all knowing. Voglio trovare le catacombe. Sir Gideon. Oh! lui gode continuamente mentre resta rest IT si e sardion they all know all know hai fear giocco <ride> della popo <papapupu!"> popo <ride> esatto sì sì <ride> è quello eh the danguder to i run Madonna santa, quanto è bello. Che lo, aduo, Ma... lo amo, lo amo. Sì, sì, non sì. vedo l'ora di conoscerlo. Allora... E eh, lui, lui, lui ci sarà tutti i prossimi preskit. <ride> e, e gode lì anche durante i preskit. <ride> ok, ok, ragazzi. Allora, sapete no? Come andrà a finire? Non, non è, non è, non è, sono fatte per scendere. Ok, ok, okay grazie. <ride> Grazie. <ride> Grazie. <ride> ok però come risalgo allora Devo far beh il puoi nuovo. fare il giro lungo eh. e fare tutto se puoi o teletrasportarti trasportarti a una grazia vicina questa potrebbe essere un'ottima idea <ride> Io, no, mi si crede tantissimo. Eh, sì, sì. Lui è... gli ha detto Marica di farlo Lui, come la poetessa, ha aspettato un'eternità per restare la gente. Posso oggi? No. E oggi? No. no. E eh, ora? La no. La grappa non vuole. E ora? No. E oggi? Oggi è il giorno. Sarà <ride> <ride> che tanto noi in guerra, tanto è morto. Eh, intanto è morto il coglione con tutte le orecchiette. Esatto. Ok, ok, ok. Allora torniamo in controllo. Lì c'era da esplorare questo coso. Uh, però aspetta, no, in linea d'aria prima lui. C'era una chiesetta. Questo, questo, questo votino qui è una chiesetta. Boh, vediamo. No, era davanti alle spade, non ricordi? Eh, ma davanti alle spade è vietato. Ah, non vuoi andare lì? No, è vietato. Ah, ok, ok, no, ma no, non no. è apparso. Ok, ok, perché è ancora sepolcride, eh? Ok, ok, va bene. È ancora sepolcride, vale? Non proprio, non proprio nel senso effettivamente il confine si supera. E allora pena. aspetta, 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 aspetta. No, no, è molto più... Se, se vuoi fare le cose a sezioni mi piace e effettivamente è quella ci torneremo. Villaggio di idrocanto? Beh, villaggio Perché ne rimane? Idrocanto, eh, sì. quindi ci sono magie acqu acquatiche qui? O forse sentivano il canto delle sirene Dal, mm. dal mare qui sotto Idrocanto Astoria. Allora qui sicuramente c'è un Un sottosopra Una scalinata Questo è qui? Oh qui intanto c'è un oggetto Una runa aurea, va bene Purtroppo non me ne faccio di molto Ma... Villaggio di eh, ma non mi devo allontanare da, da qui. Perché questo è ciò che ne rimane del villaggio di Usiamo un attimo il cavallo così andiamo un attimo più svelti con il doppio salto. Allora, qui non sembra esserci molto. E qua. Qua neanche, qui ci sono delle pietruzze qua dietro, niente di niente. Secondo me c'è una scalina come quella solita, insomma, in questi posti, ma non la sto trovando io. Vediamo un po'. Che solitamente il gioco mi ha insegnato che queste rovine. Sì, esatto. Oddio, ti ma c'è ti un tizio racconto. con una barca? Ragazzi, c'è oh. un tizio con una barca. Eh, guardate. L'ho visto, l'ho visto, se questa livello non rompe i coglioni. Guardate, guardate. Pensavo fosse un oggetto, ma c'è un vascello... Ma, ma che cazzo, ma ha un corno gigante come remo? Eh sì, è un corno, ragazzi. È un vichingo. Ma è spettrale. Ok, allora una cosa alla volta. Prima, dobbiamo trovare la scala pazza. Deve essere qui. Ma non la trovo. Ma è assurdo. Ma no, non può non esserci niente, Saidonia. Una cosa che puoi fare quando hai dei dubbi sull'esplorazione è mettere delle gemme colorate negli edifici in cui sei già stato. Hai ragione. Ottima... Ok. Questo l'ho visto. Qui l'uncazzo. Di niente. Ma proprio l'uncazzo di nulla, eh. Qua niente, qua niente. Eh, forse, forse il villaggio di Drocanto vale anche in quel punto lì? E quindi qui non c'è molto, ma di qua magari c'è qualcosa? Vediamo. Secondo me in questo casino almeno una scala verso il basso ci deve essere. Eccola lì. Oh no, Questa tartaruga. Ah, ok. Però aspetta, mi sa che ce l'ho una in più che mi avanza, sai? Io ti ricordo che ancora non hai fatto la tomba iniziale, eh? E eh, non la farò. Andiamo. Let's go. Quindi idrocanto affiliato alle tartarughe questo posto. Ok, Uccidiamo tutte le tartarughine. È praticamente un luogo di farming per materiali tartarugosi. Eh sì, per materiali tartarugosi. <ride> I tartarughici materiali. Oh, tartaruga verde, un talismano. Vediamo subito che cosa ci dice. Sarà prigno di lore sulle tartarughe. Di tartarughi calor. Uh, talismano raffigurante una tartaruga verde aumenta la velocità di recupero del vigore. Mica male. Le tartarughe sono considerate un ingrediente eh, nutriente un simbolo di potere inesauribile. Tuttavia, coloro che contengono le No, che ritengono, perdonatemi, le tartarughe delle creature sagge considerano il loro consumo una pratica barbara, come in questo caso, perché le tartarughe vivevano dentro una sorta di tempietto, no? Uh -huh, uh -huh. Quindi in questo caso il talismano non era uh, utilizzato per le proprietà tempriche. ma conservato in onore delle tartarughe che noi stiamo uccidendo perché vogliamo i materiali tartarugosi. Bella lì. Ok. Abbiamo tartarugato come si deve. Mi sa ragazzi, a costo di farmi sgridare dal maestro, ma mi sa che di là non c'era nulla, eh. Hai trovato la scala, sei stato molto bravo. Eh sì, però è in un altro punto, cioè anche se è la stessa eh, ma... mappa. Ma magari ce n'è più di una a volte. Però l'area è l'intero villaggio, non ogni edificio ha una scala. Eh, hai ragione. Parliamo con. Ah, cosa? Il marinaio! Dì! Ok. È lui Bravo. che vive nella morte. Cioè. Joel. È un non morto, sì. Ecco perché è uno spirito. E ne chiama altri. Oh, cazzo. Focus su di lui, focus su di lui. Ok. Forse no. Perché lui ne chiamerà altri a un certo punto. Ok, buono. Via. Perfetto. Fortunatamente non fanno molto danno. Oddio, sta inondando tutto. Uh, ok, fantastico. Bevino. Io pensavo fosse uno che voleva parlarmi invece. Viene da Dark Souls 2. Con quella seggiolina. Eeeh E non gli puoi fare però repostello, mi sa. Vabbè, lo sto scoppiando, ragazzi, eh. Non per dire, ma mi sa che si ignorerò. Mario. Eh, sei forte, sei forte. Smetti di importunarmi. Sei molto forte. Ma dove vai? Vuoi fare battaglia? Fa battaglia navale? Ecco la mia nave. <ride> Dai, facciamo battaglia navale, Radice mortale, Quella che tu mi hai raccontato. Esattamente, te l'avrebbe citata di E ceneri di Milite scheletrico. Ok, finalmente. Allora, leggiamo prima la radice. Che è un oggetto oh. chiave, immagino, no? L'origine di coloro che vivono nella morte. È una cosa grossa, mi sa. So. La radice mortale è l'origine di eh, coloro che vivono nella morte. Sì. Un altro albero o cosa? La belva ecclesiastica nel santuario ferino. Ma... Ma che cazzo dici? È quella? È la farumasulata di cui. Mm -hmm. Parlavamo Bravo. prima. La belva ecclesiastica nel santuario ferino nel lontano oriente si pasce di queste radici. Quindi se le mangia. La notte del bieco complotto, che credo sia la notte dei lunghi coltelli dei neri, eh, sì. Sì, la runa della morte trafugata causò la prima dipartita tra i semidei. In seguito la runa si sparse per l'interregno attraversando l'apparato radicale del grande albero, che ancora una volta è l'albero madre, giusto? Sì. Emergendo alla luce sotto forma di radici mortali. Quindi fermi un secondo, credo di eh. aver capito. <ride> la morte si è propagata attraverso l'albero madre. Praticamente hai appena raccolto un frammento della runa della morte. Che però si è propagata attraverso l'albero. È come se avesse posseduto delle radici. Sì. La notte infatti... del bianco complotto, la luna de la... della morte trafugata esatto. causò la prima dipartita tra semidei. In seguito, la luna si sparse. Vedi, si sparge proprio. Sì, sì. Per l'interregno, attraversando l'apparato radicale del grande albero, emergendo alla luce sotto forma di radici mortali. E queste radici mortali, questa morte. Corrompe anche le componenti biologiche del grande albero. Infatti, ti ricordi gli occhi? Gli occhi, stavo per dirtelo: eh. gli occhi non sono dell'albero madre, sono del albero madre corrotto dalla runa della morte. La prima di partita tra i semidei significa che praticamente i primi semidei hanno abbandonato la famiglia di Marika e si sono rivoltati contro di lei. Che dici? No, si parla di morte. Ah, quindi di partita nel senso di morte. Di partita nel senso che la notte dei neri coltelli è quando uh, fu ucciso eh, Godwin. Godwin, me lo ricordo. Il Godwin sappiamo dall'introduzione essere il primo semidio morto. Morto, ok, Anzi, però io... Ucciso e morto, sì. Ucciso, ucciso, coltellato. Però esatto. pensavo che di partita fosse una sorta di tradimento in questo caso. Ok, ok, in da intendere. In questo caso sicuramente è successo qualcosa di brutto. Però si di partita, si parla della morte di Godwin. E non solo però. È la prima di... Par... Una volta morto lui... Poi cioè... si sono cominciati a fare la guerra. È stato l'innesco. Quindi era Godwin il semidio il... che eh, in teoria faceva la guardia alla runa della morte? Questo non lo possiamo sapere, ma direi che non è da escludere. La Runa della Morte è stata trafugata. Ma eh, se è stata trafugata forse... Forse no. Cioè Godwin è stato colterato alle spalle, se ricordi. Però non è detto di, di nascosto, eh. Potrebbe essere stato sconfitto. Però vedi che il frammento dell'anello ancestrale si chiama Saetta Runica. Sì. E qui si parla di Runa della Morte. Esatto. Ma quindi l'Elden Ring è una runa? L'Elden Ring è l'unione Delle rune, esatto, rune. esatto è sì, è sì. Quindi in realtà L'Elden Ring è La runa che appunto assorbe Tutte le altre rune però, un po meglio, Che controlla tutte le altre rune Diciamo che le altre rune sono nate In nome della rottura dell'Elden Ring Dici? Beh, molto Pensi che la runa le... della morte non esistesse durante L'ordine aureo Dell'Elden Ring, perché per me sì allora, all allora, questa è una cosa molto delicata. La runa della morte è, è qualcosa che sicuramente esisteva. Eh. Prima. Però le grandi rune sono frammenti dell'anello ancestrale. Sono d'accordo, è quello che stavo dicendo. Ma la runa della morte sembra, e te lo dico da blind, sembra essere qualcosa di trascendentale. La runa della morte sembra essere veramente qualcosa di fatidico, qualcosa che si unisce all'Elden Ring, esatto. L'anti-Elden Ring, in qualche modo, l'altra faccia della medaglia dell'Elden Ring, dell'anello ancestrale. I semi-dei erano immortali prima. Certo. Per come le descrizioni ora raccontano questa cosa, mi viene da pensare che l'Elden Ring, l'anello ancestrale, sia la runa maggiore in controllo delle altre rune minori tra le quali in teoria comunque rientrerebbe la runa della morte sì. però se no perché Saetta Runica frammento di anello avrebbero detto no? E, sì, sì, Saetta è una traduzione non proprio felicissima però no cioè... però Runica c'è cioè, sì, 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 sì. E anche noi senza luce ci cibiamo di rune per uh, crescere. Esatto, grazie all'aiuto delle Vergine. E delle Vergine, sì. Quindi in verità anche noi mangiamo un frammento infinitesimale. Certo. Dell'Elden Ring quando livelliamo. Tutti. La, la la grazia stessa lo è. Lo è, solo che in quel caso era concessa. Sì, sì. Era sì. la luce. La benedizione, la generosità. Un funghetto o oh, altri scheletri? Ma quello che roba è? Aspettate un attimo, che cos'è sta roba? Ok, buono. E dai, non cadere. Dai, non fare il cazzorre. Vabbè, scendo. Ok. Mi sa che questa è una radice della morte. Guarda l'occhio! È... è qualcosa su cui ha avuto effetto la radice della morte. Bravo. Coloro che vivono nella morte. Quindi in pratica la persecuzione di coloro che vivono nella morte è cominciata durante la disgregazione. Perché prima non potevi vivere nella morte. Esatto. La runa della morte era sotto il controllo dell'ordine aureo. Tu non potevi non morire. Perché sì. la, luna, la runa della morte garantiva il fatto che tu potessi farlo. Eh. Precisamente. Adesso la morte... E allora ragazzi... Rennala barra Renna sono i primi sospettati del, per la disgregazione. Il loro potere sboccia, praticamente una volta che l'Elden Ring viene rotto e la runa della morte è trafugata. Secondo te quindi il Bieco complotto è stato ardito dal colei, la quale governava la magia delle stelle. Per riprendere il controllo? Ricordati che. Ah, per prenderlo, che... non l'ha mai avuto, probabilmente. Beh, aspetta. Ah, beh, sì, in antichità la città eterna. Sì, 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 in antichità Non solo la città eterna. Ti veniva detto una cosa importante. Ossia, dopo ti ricordi cosa diceva la descrizione dell'ordine? Diceva, de, o meglio, del binocolo: Non è più con l'ordine aureo il tempo del destino nelle stelle. Quindi è il contrario. È l'ordine aureo che ha preso il potere da quello delle stelle. Hai ragione, hai ragione. E allora sì. Quindi o abbiamo vendetta, quindi Rennala ha deciso di vendicarsi dell'ordine aureo. Però è un semidio anch'ella, in teoria. Potrebbe. E in quel S caso ha fatto qualcosa per uccidere anche se stessa? Perché intendi dire uccidere se stessa? Se tu permetti ai semidioi di morire, ti metti in pericolo. Ma cosa pensi? No, hai ragione, però se vivi nella morte va bene morire, no? Interessante. Mi spiego, non, non hai paura della morte se vivi nella morte, va bene morire. Diventi e È il mezzo qual... attraverso il quale in realtà raggiungere una nuova forma. Hmm. Credo che l'Elden Ring mantenesse in auge l'era della vita, ma Rennala vuole l'era della morte. La... Però la morte non è che una vita diversa in questo gioco. Se ci pensi, c'è qualcosa di molto delicato in quello che stiamo discutendo, perché la vita nella morte e la disgregazione sono cose comunque particolarmente antiche. Se ci pensi, abbiamo conosciuto qualcuno il cui scopo, so che è difficile tenere a mente tutto, per questo ogni tanto ti faccio questi reminder. Ma abbiamo conosciuto qualcuno che aveva creato un ruolo e faceva parte di quel ruolo del vivere per i morti, in attesa di dar loro qualcosa affinché potessero rinascere, ossia la compagna di morte. Giusto. Fia. Fia, sì, sì. Giusto. Quindi vuol che dire ci che questa non, questa non morte esiste nel mondo da molto tempo. È ovvio. So che sembra strano a dirsi, specialmente quando parliamo di questi eventi in cui sembra l'altro ieri la disgregazione. Ma la disgregazione tantissimo è tantissimo tempo è. fa. È tantissimo tempo fa. Per questo l'ordine aureo ha cominciato a combatterla. Secondo te. Tu non sai ancora chi ha architettato la disgregazione, o lo sai? Lo so. O tu lo sai. Quindi ti ho appena spoilerato che Elden Ring te lo dirà. No, 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 vabbè, minchia. Eh, Facevo il refund, cazzo. <ride> minchia. Eh, boh, qualcuno a un certo punto ha rotto l'Elden Ring, XD. Io so chi è stato a ordire il bieco complotto, fra... Per me, Rennala avrebbe senso. Per Perché... recuperare... Sì. Le stelle. per recuperare quel potere che giustamente tu mi hai corretto in realtà era. Sul trono! Sì! Oh, al vertice, prima dell'ordine aureo. E. Guardate, rileggo un attimo questa descrizione. Mm -hmm. a, a, a ricordarmi che cazzo di oggetto è, però, ce la posso fare. Cioè, che oggetto è? Lo so. Dove si trova un po' meno. Forse è tra i primi oggetti consumabili. Oggetto del Respec. La lacrima della larva. Ti ricordi dov'è? In quale menu è? o oh no. Chiave. Chiave, chiave, chiave. Ah, ok, ok. Chiave? Oggetti chiave. No, no, no. Sì, sì. Non lo vedo tra gli oggetti chiave. Uh, ma forse è consumabile? Fa vedere. Ah, guarda forse. un po'. No, scusate. Scusate, nei, nei materiali. Guarda un po' nei materiali di... Questo qua? No, di crafting di crafting sono prima 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 sì sì lo trovo prima. forse non l'ho mai comprata vista di no guarda un po' nei materiali di crafting ma penso che sia una, penso che sia una chiave comunque eh, purtroppo forse non l'ho mai comprata ragazzi è il famoso segnarsi le cose dei negozianti però ti ricordo dov'era io è no certo negozio... lo so lo so dov'è <ride> alla città eterna eh, esatto. Giusto? Sì, 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 dal violinista. E lì diceva che eh, appunto quel potere lì è un potere le legato a Rennala e alle ceneri, a chi vive nella morte. Ora non ho davanti le parole precise, però io non Beh, credo che questo potere che ci sono a fare. Potesse... Vado dal negoziante, e te lo dico. Perfetto. Non mi pare che questo potere, eh, non mi pare sensato che questo potere possa sbocciare nell'epoca comandata da un ordine aureo che fa una persecuzione di coloro che vivono nella morte. Del resto, Renna ci ha detto, ma lasciale stare le due dita! Non vedo l'ora che voi senza luce la smettiate di obbedir loro. Eh... Per me, poi sono, una cosa su cui io mi sono. Mi fa, guarda, io ricordo tutte le mie speculazioni e molte di esse sono ancora in corso, quindi figurati. Però sappi, io mi sono sempre chiesto tanto questa correlazione renna-rennale, è un nome vicinissimo. Mm, per me potrebbe essere la, la, lo spirito con, congiunto a lei, diciamo. Mm -hmm. Esatto, esatto. Lo trovo molto, molto intrigante come speculazione. Oppure potrebbero essere imparentate un po' alla Gwyn, no? Vabbè, ah beh, beh, se ci pensi abbiamo nomi piuttosto correlabili Abbiamo Godfrey che ha dato alla luce tutti i nomi piuttosto vicini, no? Sì Che poi? Diciamo che per adesso stiamo dicendo che tutti quanti gli dei Sono figli di Marika e infatti sono semidei Ma chi ci dice ah, che Renala certamente. sia una semidea? Potrebbe essere anche Questa una dea. È qualcosa di. Oh! Tu stai per buttare giù una bella bomba. Stai in qualche modo suggerendo, eh, ti seguo, che Marika è una dea. O meglio, è una dea. Pff, è definita dea. E ah, sembra sì. in qualche modo comunque essere piuttosto seriamente. interpretabile come tale. Ma è una nuova dea. Se è... nala. Bravo. Era... Il simbolo delle sì. stelle, forse, era il precedente dio. Esatto. In quel caso sarebbe molto possibile per lei fare qualcosa di così terribile. Secondo me sì. Allora... Io direi che qui abbiamo visto tutto. Possiamo andare oltre. Ci manca questa parte adesso. Sei d'accordo? Assolutamente d'accordo. Mi... mi leggi per favore l'oggetto? Sono curioso a questo punto. Sì. Nucleo di una creatura di imitazione, nota come lacrima d'argento e al contempo un organismo vivente e una sostanza. Materiale necessario all'uovo d'ambra cullato da Rennala, regina del Plenilunio. Per condurre alla rinascita. Questo dice. Eh, 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 amico mio, regina è un termine importante, contando che non conosciamo altri re e regine. Eh. No, 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 ragazzi, canon. Allora, prima right. di Queen Marica c'era Queen Rennala. Rennala rivuole il potere. Rennala ordisce il... Uh, complotone quindi il ah, facendosi diciamo, supportare dai semidei che volevano smettere di succhiare il pisellino ai senza luce mi piace, mi piace come stai sfruttando i piccoli molto molto in realtà neanche annunciati i piccoli silenziosi semini che metto per farti germogliare un pensiero um, visto che Renala è la regina del Plenilunio come Marika è la regina dell'Ordine Aureo uh, averla discussa come autrice e fautrice del complotto, io ti ho messo in dubbio, ma scusa, sei la regina del Plenilonia, quindi plausibilmente con un potere superiore, quindi plausibilmente in quanto unica dea esistente Marica, ella un semidio che controllava le stelle, ha fatto qualcosa per permettere ai suoi simili di morire pur di vendicarsi e tu hai cominciato a fare questa discussione arrivando al pensiero che ella sia una dea. Vedi che sono belle queste live? Okay. Sì. Ok. Ok, però... Uh, no, è troppo. Secondo uh, te no? Guarda, ti, vorrevo, ti volevo fare una domanda, ma è troppo. Dico ai ragazzi da qua che domanda volevo farti, capiranno perché non te l'ho fatta, ti prometto che entro un mese e mezzo potrò fartela. Va bene, va bene. Ok. Ok, fantastico. Beh, e io continuo. Devi! Qui in realtà credo di aver esplorato tutto. Mi sono guardato... È pieno di radici schifose. L'influenza della terribile runa. Sì, sì, qui... Rennalata pazza! <ride> Rennalata unlucky! C'è una... Grassia? Ma l'ho già presa. Facciamo un bel controllo qua, che non si sa. Ah, ma questo potrebbe essere il punto del quadro? Me lo fate riguarda un attimo. Accidenti al palle. Quel quadro non lo troverò mai. Mai. <ride> boh. Sicuramente non qui. No. Qui siamo proprio troppo alto. Rennalica la situa, raga. C'è un mercante. C'è un mercante? Raga, c'è un mercante. Vedo il fuocherello. Me l'ha insegnato il maestro. Fuocherello uguale mercante. <ride> quindi lì c'è un mercante. Quindi lì si vendono altri... Rennalici oggetti. Oh! Ehi, amico di Rennala! Eh, lo so, lo so. Eh, avete rotto voi l'Elder Ring. Eh, lo so, lo so. Ecco qua. E adesso? Ma poi, cioè... Aspetta, perdonami. Uh -huh. Prego. La Renna ha addormentato... Tutti nelle circostanze. Non credo che un semidio possa arrivare a fare tanto, sai? Interessante. I semidei sembrano fisicamente incredibili. Ma magicamente meno. Ma magicamente no. meno, bravo. Ma Molto magicamente carino. meno. Molto carino. Mi gusta. Oh, un altro musicista. Sì. Oh, hey. Sì. Beh sì certo. Allora io stavolta ho fatto peccato... Ah no non è vero. Stavo per dire di aver fatto peccato di Tacuino assente ma non è vero. Ok. Oh allora abbiamo tartaruga in salamoia. Carne di collo di tartaruga conservata in una soluzione medicinale acre. Oggetto da creazione. Incrementa per un periodo il recupero di vigore. Le sostanze nutritive infiammano l'organismo emanando un calore ardente all'interno. Pietra da forgiatura. Ok, dardo d'osso avvelenato. Vabbè, compriamolo. Spada corta, non ce ne facciamo di nulla. Alabarda già letta, se non mi ricordo male. Freccia freccia. Bandana fuorilegge, la compriamo per l'estetica? No, fa schifo. Fornisce una certa protezione dal veleno. E poi abbiamo. Uh, carri di fuoco. Attenzione. Messaggio venduto da un mercante nomade, contiene informazioni relative a dei carri di fuoco. Vabbè, certo, non li conosco, non penso di averli mai visti, i carri di fuoco. Eh, oh, uh, sì, non vendi tanta roba, ma non preoccuparti, sei un bravo ragazzo. Mm -hmm, mm -hmm. Allora. Mike. Vai. Mike. <ride> dimmi che Miyazaki cool. l'ha fatto. Prego. Dimmi... Che di questa canzone c'è una versione epica Ed è tipo la boss fight finale Allora Cioè dimmi che a un certo punto Dopo sei... aver sentito per 50 ore Na 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 Cioè allora, Calè ti ha detto che se meno I mercanti non si Non ti perdoneranno mai Magari diventano una sorta di mazinga uniti Tutti insieme Wow! <ride> ma... <laughs> The mercantiest realtà, merchant Esatto Mercante no more Allora No però um, Ti sei meritato un regalo Ok In realtà La risposta è No ma con una chicca No Questa host È un riarrangiamento Di una melodia Molto importante Di Bloodborne Di Bloodborne? Eh sì È una segreta È una citazione Per i molto attenti mm -hmm. Voglio giocare Me a Bloodborne mi <ride> Eh, eh anch'io <ride> Però vedrai che... Guarda, io so già il finale di questa live Il vedrai... eh, di Bloodborne eh, E tra l'altro è un dungeon, quindi... Uh, messaggio venduto da un mercante nomade contenente brevi informazioni Fai attenzione ai carri dei monaci del fuoco adornati con volti di giganti Cosa? Hm, un colpo ben assestato alla canna fumaria potrebbe risultare efficace Ma è difficile sorprenderli dall'alto oh. Quindi carro dei monaci del fuoco Con dei giganti sopra Che però non ho mai visto Perché i giganti che pensavo essere eh, tali sono oh. troll Eh no per niente Poi e... monaci del fuoco Potrebbero bru... essere le teste bruciate che avevamo Possibile Quelli erano sicuramente i giganti di fuoco Non ho dubbi Ah ma c'è uno zucchello Vieni qua Zuckerberg Vieni qua Mulo di sblombo Mulo di sblumbo! Mamma mia ragazzi il mulo di sblumbo! Che cazzo fa? Ciao coglione! Ok. Avanziamo signori. Queste statue le conosciamo già. Sono molto Care. All'ordine aureo. Ne troviamo anche nella Round Table Hold. Come si chiama questa... Che sa grazia Sacro ponte Beh che è questo Avanziamo Eh ragazzi è quasi finita eh Sepolcride È vero Nord Però dovrei esplorare questo Non so cosa sia questo E infatti Si esplora tutto Mi sa che devo salire Per farne del buon esploro per fare del ta ma 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 quindi loro gradiscono il blabbo eh, bravi. molto vogliono fare il blabbo oh, anche loro mercanti di cultura un dimesso blabbo sonoro vogliono fare e va bene e va bene amici del wrestling e eh, vediamo questo c'è qua niente in realtà solo un pulpet questo questa crestina qua sotto l'avrò fatta? Ma penso di sì in realtà Vabbè ah, a parte se si può risalire mi controlliamo Beh questa luce io l'accetto eh te lo dico <ride> Bellissimo Mulata ah, sblumbiana Mulo di sblumbo ah, Mulo di sblumbo Troppo forte ragazzi ormai. Troppo forte. Bene. Si risale amici. Super attico. Allora, vediamo un attimo i punti di interesse della Muepa. C'è questo boschetto che vorrei vedere. Questa torre, che non ho idea di cosa sia. E... Questo l'ho visto, questo strapiombo volendo, se mi voglio guardare di sotto un attimo, ma non penso ci sia qualcosa. Vediamo un po'. Mm. E eh, in verità qualcosa c'è invece. Catacombe di acqua fosca. Allora probabilmente ci siamo già stati se quelle le abbiamo già visitate, no? Le catacombe di acqua fosca erano quelle con il boss uh... Patches. Ah, con Patches. Allora ci siamo stati, per forza. Sei sicuro che fosse Patches? Ah, sì, 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 hai ragione. Sono già stato giù. Penso di sì. Okay, ho visto l'Estus, ragazzi, ma non sono di mio gradimento. Credo di sì perché mi pare di aver visto anche allora a questo punto questo zuccone da sotto. Non penso sia da esplorare quella parte, ma per scrupolo prima di andare via da Sepolcride lo farò. D'accordo? Adesso. Questo potrebbe essere un qualcosa. E boh, in mezzo a questo ponte. Andiamo avanti. È bizzarra questa zona. Piena di... Rientrini Sì Guarda Dimmi tutto Oh, qui c'è un accampamento Sempre più interessante L'idea di New Game Plus È successa una cosa un po' strana Non si sì. può dire perché Perché non sono ancora veterano Ma... Decisamente non è ciò che è accaduto a main blind. Uh, teletrasportati un momento al sacro ponte, comunque vaci a piedi. Uh, sì, guarda un attimo che sono in un posto strano, pieno di roba marcia. Oh! Tabarro di maglia drappeggiato, non penso di altro. Oddio! Pericoloso! Eh, pensavo fossero tutti delle seghe invece. Ah, ma non c'è problema. Eh? Ora non li fate più i gradassi. Eh, ora siete tutti morti. Vuole far la luce, il eh, ragazzo. Vuole far la luce, vuole fare. Vuole far la luce. E eh, va bene. E la luce ti darò. Beh Bravo. Oh no. Non ho schivato. Mmmm. -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Allora, oh, c'è una cassa, aspetta. Sto scapezzato della bestia. Un attimo solo, abbiamo anche, vedi qua, il simbolo della bestia del leone. Ci leggiamo sia la chest. Corazza di stoffa imbottita con coprispalle di maglia metallica, diffusa in largo numero tra i fanti delle armate signorili, d'accordo ti... che ora Godric ha fatto suo. E poi... Eh, ti tolgo lo schermo, devo fare una prova per te, lo faccio per... Il non preoccuparti. Bene. E poi abbiamo preso uno scudo da una cassa, uno scudo, eccolo qua. Scudo in metallo di medie dimensioni, più maneggevole di uno scudo a tre punte, decorato con lo stemma di una bestia per ricordare ai guerrieri di non lasciarsi travolgere dalle emozioni, combatti con passione ma senza perdere il controllo. Ok. Quindi non è il leone questo, però, vero? Beh, è un leone, potrebbe anche rappresentare la creatura, eh? Non sembra Alla però lo stesso dello stemmone. In ogni caso, il leone quindi è simbolo di. Uh, capacità di non farsi sopraffare dalla foga. Praticamente è il, la canonicizzazione del non essere avido. Cioè, combatti Bravista. sempre con la testa. E solo moderatamente con il cuore. Bravissimo. Il Super Saiyan insomma. Es esatto, es esatto, esatto, esatto. Allora, mi teletrasporto di nuovo al Sacro Ponte. No, è che, guarda, magari faccio una piccolissima gaffa che ti farà trovare qualcosa in maniera meno spontanea, ma è strano che tu non abbia sentito qualcosa. Mi sembra veramente strano e sono un po' preoccupato a causa di D. Magari ha fatto innescare altro. A causa di Dio? di 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 ah. il guerriero. Ma devo stare sul ponte? Mm, no, guarda, ti chiedo gentilmente di andare a controllare quel piccolo laghetto che sta oltre il ponte nella direzione opposta ma alla drastica. Ma ci Grazia. sono stato. Eh, appunto, Questo ragazzo. qui. Fuck. Questo qui, vero? Eh, ma un po' rivedere, fammi sto piacere. Ci vado di nuovo, ma ci sono stato che perché sto... era bello grosso e mi sembrava Come appunto guarda, interessante, ma c'era solo tu... un polpo. Tu tu non, tu non non hai fatto niente di smanettoso io sì è il discorso tu no tu sei stato molto puro quindi mm. poi un po' dare un'occhiata allora ammazzo il polpo dai magari allora, ammazzo il polpo ammazza il polpo e poi spostati non so. in tal caso se siamo ancora salvi a malapena però No, si sarebbe sentito qualcosa. Ma chissà che cosa è successo. Un giorno ti racconterò tutti i trigger quando sarò vetto, ma per ora sono semplicemente più consapevole perché l'esplorazione l'ho fatta in maniera morbosa e in un ordine forse più naturale. Qua è strano, non, non più di tanto, onestamente. Sono stato super pazzo anch'io. Meglio, meglio, vuol dire che comunque ho, ho, posso coprirti. No, qui non sembra esserci nulla, nessuno mi chiama, nessuno fa niente. Ok, allora. Uh, adesso ti faccio vedere una cosa Sì Se tu vai verso La, la grazia a partire dal laghetto No, 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 a piedi, guarda Spostati con delicatezza Spostati piano, spostati piano dovrai Noterai a terra una cosa A terra Cammina così, continua così, tranquillo Non ti preoccupare, non è, è Una cosa I strana fiori. fartelo fare no. eh, Continua così, cammina, cammina, cammina eh, Di notte, un po' più a sinistra ha un buco. Continuo, ci eh, esatto. Lo riconosci? Sì, è quello delle vocazioni. No, ricordati, vai molto indietro, prima che tu giocassi Elden Ring. Quel buco, e non chiedermi perché è vuoto, non, non, non hai fatto niente, non hai fatto nulla in teoria, è dove avresti incontrato Alexander il vaso che ti chiedeva ah, di essere menato. Ah, è vero, è vero, è vero il trailer che avevamo eh, fatto. Per fortuna che hai già visto il dialogo praticamente, però... Te forse ne ho perché permesso. ho già parlato con il vaso durante giuro. la sfida? Oh, forse è Kayleigh. il vaso gigante. Eh. Oh, è il vaso gigante sicuro, è quella prova. Eh. Ma certo, perché... Non è... Perché guarda, in realtà andare dalla bestia... Uh, ecclesiastica, non è nulla del genere. Ma probabilmente è il pottone. Ok. Allora ti dico: il dialogo iniziale è: Madonna, per fortuna, che siamo che sono qua. Uh, allora, il dialogo iniziale è lui che ti chiede: Oh, sono rimasto incastrato! E lo devi picchiare, ah, me lo ricordo. lo no, fare, sono più duro di quello che pensi, non sentirò niente. Gonfiami di bot. Tu lo gonfi, lui esce fuori, ti ringrazia hai questa sorta di vaso che purtroppo non potrei osservare da vicino per ora non è che la questa si è rotta, semplicemente il gioco pensa che tu abbia fatto un po' più lo smanettone sì. eh, sei stato smanettone in realtà um, però non pensavo che... che stronzo e... e praticamente... Mm, lui ti fa grazie grazie grazie, no è perché eh sono rimasto incastrato qua, sai sto andando al castello di manto rosso ti fa, no? che non eh, sì. Nel profondo di Kylid perché là si dice, sai, ci sarà una festa per guerrieri, una festa dove testare la propria prodezza e la propria capacità in battaglia. Ok, Ma non è bellissimo. Ci vediamo là. Fa questo. E quindi io devo raggiungerlo a Manto Rosso quando sarà il momento. Esatto. Però okay, non lei. ti mette segnalini, non ti mette niente. Cavolo, ah, tu... okay. Uh, ok, però. Però, per fortuna ho fatto adesso un test, ho tolto lo schermo apposta. Non hai perso il secondo step, quindi va benissimo. Ok, fantastico il No, no, è meglio, non importa, anche se, fossi... anche se avessi perso il secondo step, il terzo ci sarebbe stato. Sì, eh. vuol dire semplicemente Però... che skippando i primi step, lui fasa quelli successivi, ho capito bene? Sì, quindi non ti sei perso un'interazione intermedia che è molto dolce, ok. Aspetta un attimo, ok, ok, ok. Qui c'è qualcosa. Guarda. No, ragazzi, questa cosa è ingiusta. L quello è un oggetto. No, quello è, il, è il, il cazzo di niente, vero? È solo un frammento di rovina. Guarda. No, no, è un oggetto ah. invece. C'è un, oggetto. È un è cadavere. Ora vado. È un oggettino. Oddio, muoio? No, ok. Perché prima, prima sono morto per molto meno? Vabbè. Come faccio ad andare di qua e poi andare... Quello è un mercante? No, no. Okay. Sì. No, no. Allora, per andare di sopra devo fare questo di sopra. Questa è una foresta. Adesso c'è... Uh, la foresta c'ha i vermi della magia gravitazionale. Allora lì c'è qualcosa di grosso, amici. Eh, lì c'è qualcosa di grosso. Se ci sono quei vermi c'è qualcosa di grosso. L'ultima volta c'era appunto il vaso. Ok, buono. Vediamo che cos'è. Uh, lancia da giostra, vediamo. Oh, è un tesoro. Grossa lancia a struttura conica e priva di lama, progettata per infliggere danni da perforazione. Essendo pesante e difficile da maneggiare, risulta molto efficace nel combattimento a cavallo, ma è utilizzabile anche a piedi. Carica avanti, carica velocemente in avanti con l'arma all'altezza del fianco, concludendo lo slancio con un affondo. Tieni premuto per copri coprire una distanza maggiore. Perfetto. Ma quel gufo? Quel gufo runico? Bella. Ok. No, ti prego, ti pago. Ok, niente. Vabbè, tanto devo andare nel bosco. Ok, ragazzi, osserviamo bene questo bosco senza cavallo. Perché io ho visto i vermetti. E ah, c'è addirittura una grazia. Prendiamola. Ah, eppure una casa. E c'è un NPC. E il Guedo. Ma come... Quelli, quelli sono i troll che fanno quel rumore. Non è che Melina vuole parlare, no. Melina parla solo alle chiese. Bastarda. Aspettate un attimo. Facciamo una cosa ora che sono al sicuro. Bono. Sì. Eh sì. Eh, eh sì. E lo facciamo ragazzi, e come se lo facciamo? E sapete cosa facciamo? Eh? Sapete cosa facciamo? Un 31 a forza come i grandi. 31 tattico. Ma lei è bellissimo. Vero? Maestro guerriero. Ha un sacco di... Sono dei leoni che si scopano. Interessante. Credo si azzannino in verità. Lo speculo è fatto. <ride> ma, ma, ma è il sechiro, ma guarda com'è sechiroso il ragazzo. Ma guarda, si stanno proprio accoppiando qui. Anche di qua. Guardate, ragazzi, c'è proprio il rituale dell'accoppiamento. No, non è vero, si stanno azzannando.

Vabbè sì certo per ora è incrollabile Che motivo avrebbe Pav Di dubitare adesso Sennò che cazzo ci stiamo a fa' qua Va bene la mia fede è incrollabile yes, through through. Now, Quindi anche tu, tu sei tarnished <ride> Mmm Now is the, in time the time to to a good and proper tarnished like you. parla innanzitutto. Of arts in these lands that I've yet to discover. Mementos of all the warriors who raised their arms in battle, lost and died. A fine tale all told of true chivalric romance. That's how I fell in love with the sword and the arts of combat. It grant meaning even to falling in battle. to death itself. Mm -hmm. Va bene. Ah, lui ha un sacco di cenere di guerra. Ma che figata! Cos'è eh, sto, eh. sto Perry incredibile? Cenere di guerra. Oh. Allora, questa la prendiamo. È il Perry. Quello è letteralmente il Perry normale. Eh, sì. Puoi Ma... metterlo a qualunque cosa. Eh Puoi metterlo ai pugni. Dice anche. Esatto. Scudi piccoli e fare... medi, vabbè Spade curve Ma cazzo, eh. ma io voglio un parry Ma non posso Non c'è un'arma strength che può fare il parry, vero? Eh, non credo Non ancora l'ho trovata almeno Il parry con l'arma pesante È tosta da Anche perché avrebbe una finestra molto lenta, eh Cenere di guerra che non fornisce alcuna affinità all'armamento e sostituisce eventuali abilità con la seguente. Nessuna abilità. questo armamento non possiede abilità. Se l'armamento che impugni nell'altra mano ne possiede ehm, che impugni nell'altra mano risparmio. ne possiede una. Ah! Sarà quindi usata è proprio quella! Utile. Minchia! È proprio tanto utile. E, e quindi tu praticamente hai su R2 L2. Cioè no, hai sullo scudo la stessa weapon art della spada? Esatto. E, e che, a che cosa serve? Serve, per esempio, se tu hai uh, una spada su cui vuoi un'abilità molto forte che ti piace, poi magari ti metti uno scudo a torre o uno scudo medio che ha colpo di scudo non per, cioè, come abilità e al posto di dover prendere la spada a due mani per fare la weapon art, metti nessuna abilità a colpo di scudo perché non ti interessa e hai direttamente, senza prendere l'arma a due mani, la weapon art della spada. Mm, giusto. Allora, abbiamo impronta. Stringi l'armamento e abbassa il baricentro per meglio attutire l'impatto dei colpi. Se seguita da un attacco potente, permette di sferrare un fendente verso l'alto. Non mi interessa, calcio? Assolutamente, adesso la compriamo. Solleva la gamba per spingere via il nemico con un calcio. Utile contro gli avversari chiusi in difesa. Può sbilanciarli. Tipo questo contro i tizi della prova del vaso. È top. Esattamente, bravo. Allora, tenacia, ancorati al suolo e preparati all'impatto, incrementando temporaneamente la stabilità. Riduci i danni subiti per la durata dell'esecuzione. Ok, grido di guerra la conosco perché ce l'avevamo. Taglio rotante. Abilità prediletta dai guerrieri più abili. Fa roteare il corpo infliggendo fendenti al nemico. Premi ripetutamente per eseguire una combinazione di attacchi. Impalamento, abilità elaborata per superare gli scudi con le armi da affondo. Esegue un attacco che si incunea nella difesa nemica. Passo veloce, quella del nostro pugnale, abilità per guerrieri agili e scaltri. Esegue un veloce scatto consentendo di girare intorno ai bersagli agganciati. Um, lama tempesta, minchia, questa è veramente Dimons abilità perduta di gran tempesta quindi prima che arrivasse Godric l'armamento viene avvolto da lame tempestose che possono essere scoccate in successione beh, in realtà nel CNT anche i soldati avevano questa questa abilità qui, probabilmente ce l'hanno ancora a parata, ok le abbiamo lette tutte allora, vediamo un attimo, pesantezza quindi in realtà questa potrebbe servirmi per la mia build ah, è bello, anche il calcio da pesantezza Godopoli e anche questa da pesantezza Pesante e pesantezza cosa cambia? È in realtà la stessa cosa. Ah, ok. Semplicemente nell'italiano troverai spesso due termini uguali, cioè due magari termini due traduttori per dire la... no. esattamente. Esattamente. Allora, Se vedrai che ti piacerà tanto il discorso di cosa offrono le web ponarte avanzando a livello di scaling. Vedrai, scoprirai cose sorprendenti. Allora, queste le prendiamo, questa... no, questa la prendiamo, va bene. Le voglio tutte quelle della pesantezza. <ride> ti pare? Ok. Qui facciamo Arturo il consumo. Calcio lo voglio. Questa la voglio. E basta. A posto. Allora. Ho preso tutto. Grazie, viandante. Ascoltami. Dimmi. Adesso ti mando lo schermo. Mi manca quest'area, eh, ancora Lo so, quell'area In realtà mi manca anche il bosco Il bosco e quell'area ci servirà per raggiungere uh, Stonevale Che è da lì a ovest Ok Molto presto Ossia dopo domani Va bene Adesso Non voglio chiudere, voglio darti un finale Ok, ok Vu Quindi mi vuoi Dovrai guidare nell'esplorazione stavo Stavolta sì per il finale devo farlo. Allora io Va ti dico. Avresti assolutamente trovato. Guardami, eh, allora a me manca questa parte qua. Ok, sì. dimmi se ti torna. Questa sì. parte qua. Questa parte qua. Sì, tutta questa parte qua. Tutta giusto. completamente. E tutta esatto. questa, giusto? Bravissimo. Okay, In, nella penultima che hai detto, quindi questa. È bravissimo. Ok, <ride> avresti chiaramente trovato ciò dove. E certo, immagino sia questo che voglio portarti, bravissimo. Eh beh, certo, eh, è. Sei, vicino, sei vicino. È quello più uh, interessante. Però prendi, prendi il mio schermo, vai dove sono. Ah, ok. Aspetta che guardo. Che cazzo, <ride> i lupi, vado via vado via. spirituale, esatto. E uh, diciamo che c'è un tesorino che voglio tu abbia come pensiero per uh, il weekend. Sono pronto. Chiamiamolo tesorino. Ma ehi ehi ehi, che cazzo è quella roba? Che cazzo è questa roba? Lumache di fuoco. Esplodono! No, ok. Dico in demonsaur Ok, quindi esistono delle lumache di fuoco. Interessante. Potrebbe essere il posto del quadro questo. Potrebbe, io ci ho, ho esplorato molto. Lo... Però sono molto alte quelle cose. Chiedo in continuazione. Quelli sono giganti fornace, vero? Vedo le loro sì. schiene. No, mm. non devi andare lì adesso. Un dove sono. Ok, ok, scusami. Arrivo dove sei tu. È indietro qua. Devi andare a sud, sì Devo farlo scendo qui Il salgo scendo Bravissimo Bravissimo Dovrei essere nel punto eh. giusto, no? È il punto giusto, solo che devi andare sotto Ah, 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 ok Senza morire No, no, vabbè, easy Yes Basta fare questo Poi questo Saltino vetto Si gira Ah, ma guarda, ma c'è un... Oh, c'è un tizio anche. C'è una porta e un tizio. Un spettro. Inconcepibile, il nostro sacro luogo di riposo è stato violato. Quindi è una catacomba. Rifiutare l'appello dell'albero madre, vivere nella morte, disgustoso. E vedi perché avevano rubato la runa della morte ed era possibile vivere nella morte e stavano profanando i luoghi di morte. No no ragazzi Rennala did it Tutta la vita Catacombe mortifere Quindi catacombe catacombe Catacombiche catacombe Sediamoci Le catacombiche Catacombe Ok, non sembrano diverse dalle altre per ora Cos'è questo? Ah ok, una resina. Andiamo con calma, ragazzi. Ah sì, certo, come no. Fratello. Fai poco lo splendido. Ma certo, ma certo. Aspetta che mi fingo sorpreso. Eh? Che pensavi di fare? Scheggia di ossa umane. Le avevo già droppate? Forse sì. Qui sotto ci saranno gli scheletri. Quello lì subito si reviverà. Eh no, non puoi colpirlo se lo vedi prima. Ma sono un Chad, l'avevo visto. Ma, cioè... Miyazaki non mi premia però quando me lo merito. Questa catacomba è stata la prima volta dove ho visto gli occhi sulle... Sulle radici. Dai, vuoi fare la luce? Ecco qua. Vuoi fare la luce? No, no, no. Ok. Eh, hai fatto la luce. Ho fatto anche il libre, in realtà. Non solo la luce. Non si resta questo? Sì Oh no, che sorpresa. Oh no, che sorpresa, ragazzi. Sono così mortifere queste catacombe. Miyazaki. Miyazaki, ti conosco ormai. È fatta, è fatta. Oh, guarda qua. E... Che segreto passeggi. Stai cercando bene i segretini, vedo. Guarda come sono mortifere. Maestro, è pieno di morte mortante. Va bene. Grandissimo. Oh no. Come farò? Come farò? Come farò? Saranno troppo pericolosi Ok sono arrivato da lì Posso continuare di qua Non c'è niente qui Solo roba di santatrina Oh qui c'è un oggettone Un uccigatana Memorie di F La tentazione esatto Oh no, uno scheletro ragazzi, siamo finiti. Come facciamo? Oh no. Oh no, un altro scheletro, ragazzi. Come facciamo? Siamo fregati, siamo fregati. Ed è finito. È una catacomba piccola, ma con un tesoro prezioso, Lucicatana. Infatti tu pensa Se prendi per esempio il samurai Puoi farti dual katane subito Che figata Pensano di essere speciali questi scheletri Pensano di fare paura Ma non fanno paura Fanno ridere Con la tomba dei giganti non esistono scheletri che fanno paura Capisci? Miyazaki fai ridere I tuoi nemici fanno ridere Il tuo è un gioco comico Eh? Eh? Guarda, guarda che gioco comico che hai fatto, Miyazaki. Elden Ring? More like Zelig. Dai, Miyazaki, su, impegnati. Che succede? Mamma mia, Miyazaki. Che fai, Miyazaki? Miyazaki? Che delusione, Miyazaki, mamma mia. E eh, vabbè, è andata così. Vediamo la leva Che scarsi Oh una sanguirosa Era un seguace Del sangue Mamma mia, ragazzi. Benissimo. Let's go. Speriamo che il boss sia un po' meno easy rune. <ride> O magari non un altro gargoyle. Oh, magari esatto, non un altro gargoyle. Sto entrando. Ok, ok, ok. Dai. Siamo pronti a queste easy rune, ragazzi? È easy. Rune. esco. Assassina dei neri coltelli. È la falena di Sekiro. Ah, ok. È uno dei cavalieri Ci sono dei nemici dietro di me. No, ok. Cade. Ma perché ha già metà vita, scusa? Non ho capito. Ma mi picchia, si fa male lei. No, non credo. E allora come cazzo ha fatto a avere metà vita? Boh, vabbè. L'assassina dei neri coltelli. La lama nera noi l'abbiamo conosciuta. Noi abbiamo conosciuto un seguace della lama nera. Mm. Però questa è Neri coltelli. Neri coltelli sono gli assassini di Godwin, in teoria. Esatto. Vero o no? Eh. Cioè tu, tu hai Dinanzi a te Niente perri ragazzi Dobbiamo far la chad Dicevi? <ride> sì ho dinanzi hai a me te una te. Delle persone che ha cospirato per far cadere Il regno esatto. precedente Hai dinanzi a te Una delle assassine Dei neri coltelli Merda E questo mi sa che è l'Oropoli, ragazzi. Pugnale cremisi dell'assassino. Leggiamo subito. Dov'è? È un talismano. Ah, minchia. Non molto intuitivo. C'è l'icona quando raccogli gli oggetti, Hai ragione. Però. Pugnale cremisi dell'assassino. Pugnale da sicario. Ormai deforme. Quindi è stato proprio organizzatissimo l'omicidio di Godwin e il furto della runa della morte. Quasi eh, sì. vi direi che la rottura dell'Elden Ring avviene con lo scopo. Di rubare la runa della morte. Ciò che pensavo fosse un effetto collaterale della rottura dell'Elden Ring, sembrerebbe essere invece il motivo principale dell'azione. Rompiamo l'Elden Ring, così possiamo ammazzare Godwin e prendergli la runa della morte. Riproduce le lame dai riflessi corvini brandite durante la notte dei neri coltelli, quando i semidei conobbero per la prima volta la morte, e quindi non è. Oddio, no, in realtà è l'unico a morire, ma tutti i semidei ebbero un avvertimento. Esattamente. Potete morire adesso. Potete morire adesso. Adesso non siete più al sicuro. Ma, continuo a dirti che o oh, Rennala è una dea, e quindi è sopra i semidei, che è la cosa più probabile, se anche non fosse così, non è che tu, siccome tutti quanti i semidei possono morire, tutti i semidei possono vivere nella morte. Vivere nella morte è un'arte. Devi abbracciarla, conoscerla. Questo è molto vero. Però tu considera che in una normale catacomba di Sepolcride hai trovato qualcosa di strano. Un assassino. Cioè, non... tu ti aspetti scheletri, gargoyle e berserker cagoni e ti trovi. Una delle fautrici del bieco complotto contro i semidei è perché cioè, probabilmente stanno cercando è come di. era ferita, tra l'altro, magari si stava nascondendo, scappava da qualcosa. Beh, era ancora e non... cioè, lei è colpevole di qualcosa di terribile, magari si nascondeva. Non penso si stesse nascondendo. L'uomo fuori ha detto che stavano profanando queste catacombe, tu quelli scena. che tu... vivono tu... nella morte. Lei è venuta esatto. qui a provare a strappare questi corpi dall'albero. Secondo me, ok, interessante. Cioè, interessante. Il culto della morte vince nel momento in cui riesce a sradicare tutti quanti questi uomini dalle radici dell'albero madre e portarli dalla sua parte come scheletri, come zombie. In realtà è estremamente narrativa questa catacomba. Gli scheletri sono probabilmente gli esseri già resuscitati da questa assassina. Hm. Che ne dici? In realtà. credo proprio. che il suo essere qui fosse. Probabilmente fa parte di quella profanazione. Lei ormai non ha bisogno di nascondersi e nessuno infatti, può cacciarla. Anche secondo me non si stava nascondendo. Lei è libera. <ride> L'assassino era qui a fare qualcosa che magari altre assassine o altri assassini stanno compiendo altrove in altre catacombe. Esatto, esatto. Vediamo cosa c'è qui. <ride> o forse stava proteggendo questa radice mortale Una volta innestata qui dentro Ne abbiamo trovate due stasera eh Quindi pensaci un attimo È forse possibile che ...addirittura stessero, non so, seminando la runa della morte nelle catacombe per farla attecchire sulle radici e generare uh, radici mortali in tutto il resto del mondo? È quella la profanazione che hanno fatto, eh. probabilmente. Cioè per stavano praticamente è... intossicando l'albero. Eh! <ride> Bravi, esatto. Pezzi di merda. Però pezzi di merda. Mm, mm. Cioè dovremmo esplorarla questa morte, noi non sappiamo. Ovviamente è chiaro che nei nemici che stiamo affrontando è una morte veramente ridicola, misera, umiliante, no? Rivivivere certo. sotto forma di scheletro con gli stracci addosso, tutto esatto. rincoglionito. Quindi, ok, se questo è quello che ha da offrire, no grazie Rennala, no grazie Renna. Esatto. Però, magari non è così. Magari non è così. Cioè, magari uh, vedremo altri potrebbero vivere nella morte in maniera più dignitosa. O forse no. E l'ordine aureo ha ragione. Per ora non ho motivo è un di credere. È un ottimo finale. Una, una, una buona domanda. Per ora non ho motivo di credere che. L'ordine no, aureo: No, esatto, non, non abbia ragione. Di credere, ma che hai, hai, tu hai incontrato persino gli escrementi dorati che sono belli. Cioè, capito? Cioè, mantengono tutto, tutto è sano, il sangue eterno, la vita che vi rigenera, per... la grazia che cura. Cioè, oh. Peraltro, oggi mi sento di dire che. Uh, la teoria che ho fatto è che mi influenzerà fino alla morte, ovvero Renala ha uh, ordito. Appunto, il è una dea, ecco, sì. è una dea e ha ordito il, 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 i coltelli neri pazzi e la disgregazione e la rottura del, del ring. Bla 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 bla. bla. Uh, mi fa pensare ancora di più che l'Ordine Aureo non solo abbia ragione, ma sia caduto per un capriccio. Eh, io sure. prima ero al potere, vaffanculo. Adesso spezziamo Beh. tutto. Esatto. esatto. Quindi sicuramente ti verrà per, per ora voglia di, di aiutare. Di sì. Visto che ci Decisamente. Decisamente. Vedremo ho, vedremo, ho ucciso Perfetto. con gran goduria quel marinaio. Che tra l'altro ora è morto. Potremmo andare a parlargli nella prossima live. Assolutamente. E potremmo anche andare a parlare con la belva ecclesiastica. Purtroppo però. Finisce qui, vero? Domenica proseguiremo domenica se non facciamo fino alle 9 io mi metto a piangere in live come un bambino piccolo se lo capisco e lo farei anche io cioè questa era un'introduzione no. ragazzi esatto era un'introduzione cioè, Questo era l'inizio della live porca... Lo, lo è sempre stata infatti quando vivrò al nord non dovrò fare queste alzatacce mi piace che siamo mm. passati da se vivrò al nord, se vivessi al nord, a quando vivrò al nord. Eh, esatto. Mi piace, questo è, un ottimo, questo è un ottimo modo di agire e pensare, maestro. Stupendo. Ci stra aggiorniamo dunque. Maestro, io la ringrazio. È stato un enorme piacere. Per essere stato con me. E, ragazzi, per chi volesse, faccio due parole, due, su una roba di Pokémon scarlatto e violetto. Mm. Quindi chi è interessato rimanga qua o venga da di là, di qua, se ci sono dei Pokémonari che hanno già finito il Den Ring sono da Sabaku. E poi chi raidiamo? Eh, Diego non è live stasera, quindi chi Certo, sei. perché è presto. Esatto, lo so, esatto. Eh, penso sia proprio per quello. Eh. raideremo, <ride> eh, raideremo, raideremo. Hmm. Uh... va bene raidiamo a Zalona ok d'accordo a Zalona poi tanto te lo diranno i ragazzi in chat va bene perfetto no ma la vedo la vedo l'ho trovata maestro grazie mille stupendo a grazie presto mille. ciao ciao allora ragazzi dovremo eh, fare assolutamente una live extra Oggi è uscito un interessante leak che in pochi in pochi si sono cagati ma che secondo me potrebbe avere un senso perché è strutturato proprio nel modo in cui uh, sono strutturati i leak seri. E Troppi contenuti da seguire al giorno, esatto, non ti preoccupare. E. No, ora la facciamo ora la live? Non lo so, eh, non credo. Eh, però dobbiamo assolutamente eh, parlarne. Perché il modo eh, nel quale è strutturato merita almeno una lettura. Se abbiamo letto di Pirato, dobbiamo leggere di questo. Me lo ha passato Ferdi, me lo ha passato Ferdi. Eh, non possiamo farlo adesso in verità ragazzi, ma semplicemente perché senza preavviso molti se lo perderebbero. Uh, e eh, lo so che è presto ragazzi, ma ne approfitto per riposare a questo punto. Uh, C'è robetta interessante. C'è robetta interessante che più che altro è quantomeno coerente, viene dal, mm, dal versante cinese dei leak, ok? È interessante perché è coerente con i leak cinesi del... Ci sarà un Pokémon con un cambio di battle system che è una sorta di reboot. Ecco, questo leak riprende quel filone lì. E diciamo che parla del fatto che i nuovi Pokémon sarebbero in un numero pari a quello delle generazioni grosse, quindi vecchio stile. Uh, 100-120 fino a 150 nuovi Pokémon chissà che quel 151 di Riddler Q non sia a questo punto i 151 nuovi Pokémon come i 156 di Black and White e esattamente Andrea De Ancol, proprio lui che sembrerebbe essere un po' la fonte cinese vera, reale, il vero nucleo dietro anche Riddle Riddler Q quindi grazie intanto a Gualtiero Cannarsi che si abbona per il sesto mese, grazie quindi che dire, uh, ovviamente si sono riprese anche cose di Riddler Q, non sappiamo se ovviamente qualcuno ha influenzato l'altro o viceversa, e, mh, però si parla di un rivale con i leggendari, quindi una ennata pazza del rivale che prende il leggendario opposto e cerca di incularti, robe fighe, robe fighe, meritano, una lettura queste robe fighe, perché anche se sono cose estremamente generiche, cioè descrizioni del progetto Scarlet and Violet eh, a 360 gradi, sono per me facilmente sgamabili. Grazie, a Yoshi gioca della sub, grazie, ragazzi, part parte live train adesso. Grazie a Gianji che si abbona per il diciottesimo mese, 18 mesi di un ottimo investimento. Grazie a voi tutti, per farlo fruttare così. Grazie, ragazzi, siete gentilissimi, grazie davvero a quest'ora live train. Insomma, Attenzione, perché saranno sgamabili facilmente le cazzatine di questo leak. Si sbilanciano su delle forme, su delle uh, idee riguardo alcuni vecchi Pokémon che capiremo bene o male a un certo punto della campagna marketing. Se sono reali, cosa ho fatto? Ah, Ho mutato l'audio. Dicevo se sono reali o no, d'accordo? Grazie a Salsedine che fa partire Light Train. Quindi, esatto, Ferdi, al primo trailer che va storto, capiamo se sono un mucchio di stronzate oppure no. Uh, ecco perché vorrei leggerlo con voi. È un leak molto concreto. È una roba molto pane a pane, vino al vino. Lì che è questo. Non è che c'è una premessa, il preambolo. Grazie, Gabri, della sub. Non c'è la premessa o il preambolo del sono Gianni che lavora come traduttore. No. È straightforward. Ok, ragazzi. Tra l'altro, non è neanche un leaker, ma un tizio che parla. Probabilmente conosce il cinese. dei rumor che girano nella community cinese. Principalmente traghettati da Tal The Uncle, lo zio che parrebbe essere il capo, insomma, dei leak cinesi, per capirci, il leak cinese, dei cinesiest leaker. E senza preambolo, molto vino al vino, ragazzi, quello che dice Viancol tendenzialmente è questo. E parla di un po' di robe. Chiudo con un'anteprima, per tutti voi. Leak si trova su Twitter ve lo potete spizzicare, magari Ferdi può linkarlo, ce lo leggiamo poi insieme. Uh, diciamo questo. Parrebbe che i leggendari possano essere, se il leak fosse giusto, dei draghi, un trio di draghi, una cosa che non succede dalla Golden Era di Pokémon. I draghi sono sempre stati connessi per ora agli esseri che noi definiamo come uh, giganti, no? Curem, Kyurem, uh, Eternamax, eccetera eccetera. Quindi Triplo drago non si infama, interessante. Vi ricordate Drago Buio? Vi ricordate il Riddle di Riddler Q? Secondo questo altro post, in realtà il Riddle potrebbe essere legato a Drago Buio sopra, Drago Elettro, Dragolotta. Niente starter. Drago Elettro a destra, praticamente un leggendario, a sinistra Dragolotta un altro. Ne parleremo. Farò le mie indagini. Uh, esiste un drago Folletto ed è Altaria. Um, dicevo, faremo le nostre indagini, faremo uh, insomma le nostre ricerche per parlarvene con cognizione di causa. Grazie a Wigged Fern, che sia buona con il Prime. Grazie davvero. Faremo le nostre indagini per capire un attimo, insomma, uh, di che cosa si sta parlando. La fonte, però, secondo anche alcune ricerche che ha fatto Ferdi, sembrerebbe un minimo affidabile. Se così fosse, mi preoccupa un Dragolotta come il leggendario, perché tutti i fan di Pokémon non lo prenderebbero per la debolezza per 4, al tipo più forte del gioco che è il folletto. Ma magari... Grazie Tio Diran per la sub. Grazie mille, benvenuto. Ma magari la butto lì, ma magari la nuova meccanica legata effettivamente al typing, se abbiamo ragione, potrebbe rendere le debolezze per 4 meno incisive. Esattamente il pod, esattamente. The angle è quello che aveva lickato per primo, prima ancora di Riddler Q il grazie biagio Cutone della sub grazie mille, nove mesi insieme, grazie ragazzi grazie davvero, grazie del supporto, siete gentilissimi grazie um, dicevo è quello che aveva cliccato li per la prima volta, Enamors l'esistenza di un quarto genio dicono che Sempre in questo leak, questo gioco Pokémon sia in sviluppo da molto, 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 tempo. E una serie di evidenze mi rendono facile stavolta pensare che possa essere effettivamente un titolo in sviluppo da molto, molto, molto tempo. Perché la carta da parati aveva già, di spade e scudo, aveva già un teaser... Scarlet and Violet e vi ricordo che ancora prima di spade e Scudo si parlava di cambio di Battle System con la possibilità di avere le inquadrature regolabili e poi sono arrivate in Arceus ma ora sappiamo che Arceus uh, in realtà sembrerebbe semplicemente essere una citazione di Scarlet and Violet ragazzi che sia in sviluppo da tanto tempo non significa che sia fatto bene. Quindi. non pensiate che questo significa che saranno i giochi Pokémon della vita. No. Esatto, bravo Pep. Pokémon Stars: si parlava da tanto tempo di un Pokémon Stars per Nintendo Switch. Pixel Pixelpar diceva che le ultra-creature erano nate su Nintendo Switch e questo gioco sembra parlare di stelle, quindi di spazio, di alieni. Chi lo sa? Diciamo che lasciando perdere lo sviluppo, magari lo stanno a sviluppare da due anni, dico una cosa a caso, ma l'idea ce l'hanno da un botto. Cioè, magari la concept art e, e tutto quello che riguarda il, il momento di pre-produzione di Scarlet and Violet va avanti da tantissimi anni. Who fucking knows? Generale Radan, proprio lui. Ragazzi. Vi ringrazio tanto per essere stati con me questa sera. Grazie delle 1660 sub all'otto del mese. Siamo al 9 oggi, ma l'otto del mese è eh, passato solo per via della mezzanotte 1, il che significa che abbiamo più di 200 sub di media al giorno, tantissime, tantissime. Quindi vi ringrazio per il supporto costante che ci permette di lavorare bene, guadagnare bene. Di investire in video come quello pubblicato oggi, che vi invito davvero tanto a vedere. Ragazzi, è uno dei video. Se non il video con la post-produzione. Grazie a Yaya Ror per la sub. Benvenuta o oh, benvenuto. È uno dei video con la post-produzione più violenta della nostra storia del canale. Guardatevelo. È molto figo, e non lo dico perché è nostro, è molto figo. In particolare il finale. Con una scelta particolare che abbiamo fatto, che è una citazione all'intro di Elden Ring, tra l'altro. Quindi, se siete collegati qui vi piacerà. Uh, a, nel finale c'è una citazione al video introduttivo di Elden Ring. Con tutt'altro significato, ma l'idea mi è venuta guardando uh, l'intro di Elden Ring. Quindi, andate a vedere il video. Io, Raido Aza, chi vuole vedere il video, clicchi sul link. Le dog avevano notato la cheat. Fantastico. Azzalona. Grazie, Most Sinatra, da livello 1 per il quinto mese. Ragazzi, grazie. Un supporto costante e forte per questa community. Grazie mille. Andatevi a vedere il video se invece l'avete già visto. Andate a salutare Lazza. Buonanotte, ragazzi. Buon riposo. Ci vediamo domenica. Anzi, ci vediamo domani con il Pogan.